Allora, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui riuniti per concludere il percorso formativo dei candidati, il faticoso e lungo percorso formativo dei candidati, di cui abbiamo condiviso gioie e dolori, e per ovviamente per l'ultima prova, quella della tesi, che è un vero e proprio esame. Ecco perché avete visto in questi giorni, oltre i nostri candidati, ovviamente agitati, parecchi da questa ultima prova, ultimo esame. Saluto ovviamente i candidati, saluto il membro della commissione, parenti presenti, anche i cari e amici che sono collegati in streaming. Avremmo voluto sicuramente una modalità diversa di svolgimento di questa tesi, di questa seduta di tesi. Avremmo voluto una presenza piena, avremmo voluto festeggiare insieme alla fine. Purtroppo le disposizioni legate ovviamente alla pandemia che è in corso non ci ha permesso di svolgere, di festeggiare come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. Non è notizia ovviamente di questa mattina che ci sono state ulteriori disposizioni, per esempio sul certificato verde, sull'obbligatorietà del certificato verde per tutti i lavoratori. Quindi, come dire, non bisogna abbassare la guardia. Il fatto che dobbiamo mantenere il distanziamento, la mascherina, dobbiamo, i candidati a ovviamente igienizzarsi le mani prima di iniziare la presentazione, di igienizzare il dispositivo. Alla fine lo dico perché nella seduta di ieri la maggior parte dei candidati si è dimenticato di fare questo, però insomma, lo dobbiamo dire e lo dobbiamo fare. Ringrazio la Commissione per la disponibilità alla presenza. Non è sempre semplice reperire docenti per le sedute di laurea, specie da quando sono terminati i banchetti post ovviamente laurea. Era un motivo attrattivo, non voglio far apparire i docenti universitari come persone. Era un incentivo, diciamo così. Quindi in questa. In questa situazione è difficile anche ovviamente venire. Quindi ringrazio la Commissione, soprattutto i commissari che non hanno ovviamente dei, non sono relatori, quindi sono proprio immolati per la causa. Dopodiché, se non ci sono interventi da parte della Commissione, io inizierei la seduta e chiamerei la prima candidata, che è Benedetta Capotondi, che ci parlerà della tesi di valutazione dello stress in un dinamico intradinamico, nuovi demarcatori dinamici. Chiedo al relatore, il professor Sandro Mazzarello, di presentarla e ringrazio il dottor Silvio Capotondi in qualità di relatore. Benedetta ha senz'altro lavorato a questa raccolta di dati che diciamo, il contenuto, il valore clinico e scientifico lascia ovviamente all'inizio della commissione, che però diciamo, è un'idea di andare a cercare possibili link tra il metabolismo del glucosio e il consumo di ossigeno durante il trattamento clinico. Quindi c'è stata una raccolta di dati di pazienti, quindi intervento preciso, una loro valutazione e una loro disposizione all'interno di un tempo che adesso ascolteremo da Benedetta. Buongiorno a tutti,
Ringrazio il mio relatore, il professor Sandro Mazzaferro, per la presentazione, il mio correlatore, il dottor Silverio Rotondi, il presidente di commissione, il professor Di Cristofano e la commissione tutta. Come anticipato dal mio relatore, con il seguente elaborato di tesi valuteremo lo stress emodinamico intradialitico e i suoi possibili nuovi marcatori. L'emodialisi comporta rapidi cambiamenti di volemia e cambiamenti elettrolitici associati a un'attivazione del sistema immunitario dovuta al contatto del sangue con strutture altamente ma non completamente biocompatibili. Va ricordato che i pazienti sottoposti a questo tipo di trattamento sono spesso fragili e quindi il loro organismo avrà maggiori difficoltà ad adattarsi rapidamente a questi cambiamenti. Diventa quindi fondamentale andare a valutare attraverso un nuovo parametro lo stress intradialitico, che è di per sé difficilmente misurabile in quanto subclinico. Recenti evidenze hanno sottolineato come durante il trattamento emodialitico aumenti il consumo di ossigeno, che può essere misurato con l'OR, dato dal rapporto tra saturazione arteriosa e saturazione venosa centrale, nei pazienti con catetere venoso centrale come accesso vascolare per emodialisi. L'aumento dell'estrazione di ossigeno può essere secondaria a ridotta disponibilità, ridotto delivery o aumentata richiesta. In accordo, alcune evidenze hanno dimostrato come, durante la seduta emodialitica, aumenti il consumo di glucosio, con il rischio di una condizione di ipoglicemia intradialitica. Inoltre, i pazienti con una maggiore riduzione della glicemia intradialitica sono quelli a maggior rischio di eventi clinici. Verosimilmente, questo è secondario a un'aumentata richiesta di glucosio da parte dei parenchimi. La nostra ipotesi è che l'aumento dell'estrazione di ossigeno e del consumo di glucosio siano secondarie allo stesso fenomeno e quindi correlate tra loro. Veniamo dunque all'obiettivo del nostro studio, valutare la presenza di un legame fra andamento della glicemia intradialitica e estrazione di ossigeno. Lo studio è monocentrico, trasversale, osservazionale. Abbiamo arruolato i pazienti con catetere venoso centrale come accesso vascolare per il trattamento emodialitico, afferenti al centro emodialitico dell'ICOD di Latina da gennaio 2019 a gennaio 2020. I criteri di inclusione erano pazienti in trattamento emodialitico cronico con catetere venoso centrale permanente come accesso vascolare, assenza di patologia acuta in atto, assenza di anemia non responsiva al trattamento, assenza di BPCO con ipossia basale. In tutti questi pazienti, oltre ai normali parametri emodialitici, abbiamo misurato in tre trattamenti dialitici consecutivi OER e glicemia, ai seguenti intervalli di tempo: basale, 15, 30, 60, 120 minuti di trattamento e post-dialisi. Per quanto riguarda l'analisi statistica, abbiamo valutato i valori medi ottenuti nel singolo paziente nelle tre sedute emodialitiche considerate. Secondo i criteri appena descritti, abbiamo arruolato 20 pazienti di età media 74 anni in dialisi da circa 46 mesi. Di questi il 39% era affetto da diabete e il 61% da patologie cardiovascolari. Per quanto riguarda l'OER, i dati hanno confermato i risultati presenti in letteratura, quindi l'OER aumentava a partire dai primi 15 minuti di trattamento. Il delta OR totale era del 39%. Per quanto riguarda la glicemia, in tutta la popolazione si è osservato un delta glicemia del 4%, non statisticamente significativo. Lo studio delle correlazioni ha messo in evidenza una correlazione negativa fra delta OR a 15 minuti di trattamento emodialitico e delta glicemia a 60 minuti di trattamento, suggerendo che i pazienti che hanno una maggiore estrazione di ossigeno a 15 minuti presentano un maggior calo della glicemia a partire dal 60° minuto di emodialisi. Questo dato veniva confermato con il delta OR a 30 minuti. Dividendo inoltre i pazienti in base al valore medio del delta OR in pazienti con OR maggiore e pazienti con OR minore, si è evidenziato che i pazienti con un delta OR più alto presenteranno un maggiore calo della glicemia a fine trattamento emodialitico. I nostri dati confermano che
Durante il trattamento emodialitico l'estrazione di ossigeno aumenta progressivamente in maniera significativa a partire dai primi 15 minuti di emodialisi. La glicemia si modifica durante l'emodialisi e, in particolar modo, i pazienti con un OR maggiore hanno un calo della glicemia più rilevante. I cambiamenti di OR precoce identificano i pazienti con maggior calo della glicemia durante trattamento. È possibile quindi che l'aumento della richiesta metabolica durante emodialisi comporti precocemente un aumento dell'OR e secondariamente un calo della glicemia. In conclusione, possiamo dire che questi risultati sicuramente andranno confermati su una popolazione più numerosa, ma permettono di suggerire il delta glicemia intradialitica, misurabile in tutti i pazienti a differenza dell'OR, come marcatore dello stress parenchimale intradialitico in grado di identificare i pazienti più fragili. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, Benedetta. Ringrazio Benedetta per essere rimasta nei tempi e a parola la discussione. Domande? Allora, io ho un paio di curiosità. La prima è complimenti per il lavoro. Mi aiuta la possibilità di capire che cosa succede una domanda nei pazienti diabetici che hanno lo stesso ovviamente, perché ho visto che non erano a livello di ciò ci saranno stati di questi capire. E la seconda è un problema metabolico dei pazienti o è un problema di fisico? La ringrazio per le domande. Per quanto riguarda il diabete, sicuramente le nostre numerosità campionarie sono basse, quindi non è stato possibile fare una sottoanalisi esclusivamente sui pazienti diabetici. Però nella valutazione che noi abbiamo fatto, dividendo i pazienti in due gruppi in base al delta OER, abbiamo visto che in questi due gruppi la percentuale di pazienti diabetici era la stessa e quindi in base ai dati che noi abbiamo avuto su questi bassi numeri, il diabete non sembrava incidere di per sé nel calo della glicemia durante emodialisi. Puoi ripetermi la seconda domanda? Quindi non c'è nessuna preoccupazione da suggerire al paziente diabetico prima della dialisi. Domanda provocativa? Penso di capire anche a me. Questo qui è una cosa complessa. Io per anni avendo fatto dialisi a tanti ero convinto che l'ipoglicemia intradialitica fosse impossibile. Ecco perché il bagno di dialisi contiene una concentrazione di glucosa che è di 100 mg per cento. Quindi, anche con un paziente diabetico che sta facendo insulina, l'antidiabetico dà quello che te pare, il suo sangue che gira a 300 mg al minuto può prendere a un delta di un gradiente. La sua glicemia è quasi 50-60, ma quella del bagno di dialisi è 100, può prendere un'infusione continua di glicemia. In realtà, a qualche tempo, non lo può dire, questo fenomeno di glicemia intradialitica è un fatto frequente nel paziente. Ovviamente, se avete visto, le glicemie da 120 vanno a 111, cioè è nell'ambito di un cambiamento che siamo abituati a considerare negligibile, che invece comincia ad attrarre l'attenzione di alcuni fisici, tanto da dire che tutta la condizione italiana potrebbe essere questa cosa. La spiegazione è che è la risposta adattativa totale. Non mi risponde alla seconda domanda, quella la risponde lei. Quella risponde, scusami. Allora, la seconda domanda è un problema metabolico o è un problema legato ovviamente alla tecnica, quindi alla macchina?
Grazie per quest'altra domanda. Sicuramente possiamo dire che entrambi i fenomeni, quindi sia il calo della glicemia sia l'aumentata estrazione di ossigeno, possono essere secondari a un aumentato metabolismo. Sicuramente però per quanto riguarda la condizione di stress intradialitico, a questo contribuisce anche la macchina con il tramite appunto meccanismi di ultrafiltrazione o comunque i tempi, nel senso che la macchina di dialisi va a fare in 4 ore quello che il rene dovrebbe fare in 24, per cui sicuramente tutti i cambiamenti a cui l'organismo del paziente è sottoposto in questi tempi così rapidi contribuiscono a questa condizione di stress sicuramente. Bene, grazie. Professor Centanni vuole fare una domanda. No, volevo fare un commento a proposito dei pazienti diabetici. Probabilmente io posso immaginare che ci siano due tipologie di diabetici che finiscono in dialisi, quelli che sono finiti in dialisi perché hanno la nefropatia diabetica e quindi hanno un diabete molto importante con un danno vascolare che si riflette anche sulle membrane basali respiratorie, su tutti i sistemi, e invece il diabetico occasionale che è finito in dialisi per altro motivo e c'è solo. Quindi sicuramente se farete un ulteriore studio su questo, le due categorie devono essere ben definite, altrimenti c'è un bias. Grazie, sicuramente in caso di eventuali approfondimenti sarà tenuto in considerazione. No, vorrei soltanto aggiungere una cosa, che io sappia questa è la prima segnalazione in assoluto di questa relazione tra lo stress ipossico, in generale di un modo, non ci sono bene, complimenti. Allora, Beatrice è venuta da noi un anno fa, non aveva idee chiarissime su cosa fare da grande e quale tesi dovesse fare, e è stata assegnata una tesi innovativa e impegnativa perché è la prima segnalazione di questo particolare marcatore. È un marcatore di necessità di positivi. La cosa che mi ha colpito sono due le cose che mi hanno colpito di me. È una ragazza determinata di fatti, non chiacchiera, ma quando io gli ho detto guarda che i tempi sono stretti per laurearsi a settembre, lei mi ha mandato i pezzi di tesi che stava scrivendo via via del 16 agosto alle ore 03. Credo che in tempi in cui i giovani spesso si lasciano andare, un esempio del genere, ovvio. Ringrazio il professor Centanni per la presentazione, il presidente di commissione e la commissione tutta, e ci tenevo anche a ringraziare il mio correlatore, il professor Mangino, il cui supporto è stato fondamentale per l'ottenimento dei risultati che a breve vi mostrerò. La mia tesi si concentra sui linfociti T CD20, che furono scoperti nel 1993 e definiti come una sottopopolazione di linfociti T CD3 caratterizzata dall'espressione di un marker tipicamente associato ai linfociti B, il CD20. Queste cellule costituiscono il 3-5% dei linfociti T periferici circolanti e dal punto di vista immunofenotipico si caratterizzano perché, pur esprimendo il CD20, sono assenti altri markers tipici dei linfociti B, mentre presentano sulla loro superficie markers tipicamente associati ai linfociti T. Dal punto di vista del profilo funzionale,
si caratterizzano per essere cellule ad attività pro-infiammatoria, dal momento che sono in grado di secernere elevate quantità di interleuchina 17, interferon gamma e tumor necrosis factor alfa. Ora, per quanto riguarda la letteratura, in letteratura è stato indagato il ruolo fisiopatologico che questa sottopopolazione potesse avere nel contesto di diverse patologie. Per quanto riguarda nello specifico le patologie autoimmuni, le più indagate sono state l'artrite reumatoide, la sclerosi multipla, la psoriasi e la sindrome di Sjögren. Per quanto riguarda le prime due in particolare, è stato visto come in questi pazienti si verifichi un aumento numerico di tale sottopopolazione, suggerendo quindi un ruolo fisiopatologico nell'induzione e nella promozione di tali processi autoimmuni. Per quanto riguarda invece psoriasi e sindrome di Sjögren, differentemente non è stato osservato un aumento, bensì un'iperattivazione funzionale in relazione alla severità del fenotipo clinico. Ora però potete osservare che queste patologie autoimmuni sono patologie che hanno tendenzialmente un carattere sistemico. Infatti non sono, almeno per quanto riguarda la nostra conoscenza, attualmente presenti studi che vadano a valutare questa sottopopolazione nel contesto di patologie autoimmuni organospecifiche. Motivo per cui l'obiettivo primario di questo lavoro è quello di valutare la presenza di questa sottopopolazione in pazienti affetti da tiroidite cronica linfocitaria in forma isolata o associata ad altre patologie organospecifiche su base autoimmune. Ne deriva di conseguenza che l'outcome secondario è rappresentato dalla valutazione dell'eventuale presenza di variazioni della concentrazione di questa sottopopolazione che possano suggerire un ruolo modulatorio o patogenetico della stessa popolazione nel contesto delle suddette patologie. A tal proposito è stato selezionato un pool di 78 soggetti, di cui 13 sani e 65 malati, e in tabella potete apprezzare le caratteristiche generali del totale dei malati. In questa tabella invece potete apprezzare le caratteristiche generali dei pazienti, dei malati suddivisi per sottocategorie, e notare come l'unica differenza statisticamente significativa e per lo più attesa è quella che riguarda l'età. Quindi, dopo una corretta diagnosi e l'utilizzo di stringenti criteri di esclusione che escludessero pazienti con la presenza di patologie e o l'utilizzo di farmaci in grado di interferire con la caratterizzazione dei CD20, tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un prelievo di sangue venoso periferico che è stato lavorato a fresco, e l'isolamento dei linfociti TCD3-CD20 è avvenuto mediante immunofenotipizzazione citometrica. Nell'immagine potete apprezzare la strategia di gating utilizzata per isolare nel modo più accurato possibile questa sottopopolazione. I dati ottenuti sono stati poi analizzati statisticamente. Allora, per quanto riguarda i risultati si esprimono o come percentuale totale di linfociti T, quindi comprendenti sia i T20 positivi che i T20 negativi, e come percentuale della sottopopolazione oggetto dello studio CD3-CD20. Per quanto riguarda la percentuale totale, non sono state evidenziate modulazioni particolari se non nella sottopopolazione CD3-CD8, quindi citotossica, che ritroveremo anche più avanti. Nello specifico, come potete apprezzare da questo grafico, la maggior parte della modulazione si verifica nell'ambito della poliautoimmunità rispetto alla tiroidite in forma isolata. Per quanto riguarda invece la percentuale della sottopopolazione oggetto dello studio, le modulazioni principali coinvolgono la sottopopolazione in totale, quindi CD3-CD20, e, come possiamo notare ancora una volta, la sottopopolazione CD3-CD20-CD8, in accordo con quanto precedentemente detto. Per quanto riguarda la percentuale totale di CD3-CD20, la NOVA evidenzia come vi sia una varianza tra i donatori sani, i pazienti affetti da tiroidite isolata e associata ad altre autoimmunopatie. Però la significatività statistica è stata ottenuta soprattutto nell'ambito della poliautoimmunità. Infatti potete vedere come pazienti affetti da tiroidite cronica associata a vitiligine e gastrite cronica atrofica presentino una percentuale maggiore di tale sottopopolazione rispetto ai pazienti con tiroidite cronica associata a morbo celiaco. Molto più significativi
sono invece i risultati ottenuti per la sottopopolazione CD3, CD20, CD8, quindi caratterizzata sia da un marker infiammatorio che da un marker di citotossicità. In particolare, infatti, osservando il grafico a sinistra, potete apprezzare come questa sottopopolazione risulti significativamente modulata nel totale dei pazienti rispetto ai donatori sani. Però, ancora una volta, guardando il grafico a destra, potete apprezzare come la maggior parte delle variazioni si verificano nell'ambito della poliautoimmunità. Nello specifico, infatti, tale sottopopolazione risulta particolarmente aumentata nei pazienti affetti da tiroidite cronica associata a gastrite cronica atrofica e invece ridotta in maniera statisticamente significativa nei pazienti con tiroidite cronica associata a morbo celiaco. Dunque, concludendo, possiamo dire che questo studio preliminare rappresenta la prima caratterizzazione di tale sottopopolazione nel contesto di una patologia autoimmune organo specifica e anche nell'ambito della poliautoimmunità. E dimostra che questa sottopopolazione è effettivamente modulata in tali patologie. I risultati ottenuti inoltre suggeriscono che questi linfociti risultano differentemente modulati nelle diverse autoimmunopatie e nelle diverse fasi delle stesse e come la presenza di una seconda immunopatia renda differente la risposta immunitaria indotta dai CD20 rispetto all'autoimmunopatia dominante. Grazie per l'attenzione. Grazie anche Beatrice per essere stata ben concordati e apro la Beatrice. Domande? Bene, volevo sapere qualche patologia l'hai già indicata, ce ne sono altre in cui sono stato la diagnosi, quindi è abbastanza recente scoperta. Che tipo di altre patologie e se non avvenuto e se c'è una correlazione con la presenza percentuale e la gravità della patologia, dove oggi si sa. La ringrazio per la domanda. Allora, questa domanda mi permette di dire innanzitutto che questa sottopopolazione linfocitaria è una popolazione molto affascinante perché dotata di una grande versatilità. In particolare le altre patologie in cui la sottopopolazione è stata riscontrata sono il linfoma e in questo caso gli studi effettuati dopo aver dimostrato la presenza di queste cellule nei pazienti affetti da linfoma hanno voluto valutare il ruolo terapeutico del rituximab, la variazione o meglio del ruolo terapeutico del rituximab sulla base della numerosità di questa sottopopolazione cellulare. Perché? Perché i pazienti che avevano bassi livelli di CD3 e CD20 rispondevano peggio alla terapia, mentre, come si può comunque immaginare, visto che il rituximab è un anticorpo monoclonale che agisce contro il CD20, mentre i pazienti con elevati livelli di CD3 e CD20 rispondevano in modo migliore. Quindi in questo caso, in questo contesto, i CD3 e CD20 sembrano avere un ruolo prognostico favorevole. Dopodiché questa sottopopolazione è stata ritrovata anche nel liquido ascitico di pazienti con carcinoma ovarico e qui però senza alcuna relazione in termini di stadio di tumorale, di risposta terapeutica o di prognosi. Semplicemente però è stato osservato, che appunto rientra nelle peculiarità di questa sottopopolazione, che questi linfociti sono linfociti TC1, quindi T-citotossici di tipo 1, caratterizzati dalla produzione di interferon gamma, e assumendo quindi un ruolo protettivo, è stato supposto questo ruolo protettivo nel carcinoma ovarico. Infine è stata valutata la presenza di questa popolazione anche nei pazienti affetti da HIV, ed è stato visto che anche in questo caso pazienti con elevati livelli di CD3 e CD20 sottoposti a terapia avevano un outcome più favorevole in termini di tempo, quindi la patologia tendeva a regredire prima. Sono altre domande? No. Una curiosità, perché
sostanzialmente già risposto, come registrato, la funzione, perché nella parte introduttiva sembrava che questo tipo di linfociti avesse una funzione più elevata che invece poi invece nella parte della caratterizzazione uno dice, ha detto non sono ovviamente citotossici. Quindi questo è ancora da indagare o c'è stata già chiarezza su per la platea sono due tipologie di linfociti T che hanno funzioni diverse, uno promuove ovviamente la risposta immunitaria, all'altro invece aggredisce i patogeni nel tentativo di spegnere l'infiammazione. Ringrazio per la domanda. Allora, nel contesto delle patologie autoimmuni organo specifiche, quindi la tiroidite cronica linfocitaria, l'effettiva funzione, quindi la produzione citochimica, deve essere ancora indagata, anche se queste cellule si sembrano avere effettivamente un fenotipo TH17, pur essendo CD8. La peculiarità è proprio il fatto che davvero sono versatili, perché nelle patologie autoimmuni citate precedentemente, in particolare nell'artrite reumatoide e nella psoriasi, è aumentata la sottopopolazione CD3, CD20, CD4 positiva e quindi helper, mentre nella sclerosi multipla, così come in questo lavoro, la sottopopolazione CD3, CD20, CD8. Secondo me il problema, tra virgolette, è il fatto che noi siamo basati a a categorizzare i linfociti, e questo può essere un limite, perché in realtà anche questa sottopopolazione dimostra che alla fine non ci sono categorie sempre precise e definite. Bene, molto bene. Il modello dell'ospedale dei linfomi è un modello che ovviamente non ci può dare le informazioni. Le neoplasie poi esprimono dei marcatori in maniera aberrante, quindi sicuramente nella clinica avrà sicuramente un impatto non prendere quella strada. Mi chiede il professor Centani di fare un commento alla tesi. Volentieri, dice la parola. Grazie. Un commento rapidissimo per sottolineare un punto. Tra le malattie associate c'è il morbo celiaco. Ovviamente questi celiaci non sono di neoplasici, ma sono celiaci che sono in gluten free. Quelli in gluten free sono di fatto, per la più parte, circa il 92-93%, hanno la restituzione alimentare, non hanno più peranomicidi. E guarda caso, sono quelli che hanno effettivamente un livello più basso di tutti e simile a quello degli articoli. Tutto qui. Il capo Milano si parlerà dello studio di efficienza del prospettico organizzato sul trattamento di tumori metastatici, stimolazione laser, ragno versus adenomegalia sottocapsulare e robot assistito. Buongiorno a tutti, è con vero piacere che introduco Emiliano, che rappresenta una colonna portante della nostra UOC di urologia, perché lui ha frequentato con noi da tantissimi anni. Emiliano ha avuto qualche sospensione, nel senso che si è preso del tempo, ma perché è una persona estremamente intelligente e duttile, per cui ha delle capacità tecnologiche veramente da hacker, possiamo dire, per cui noi l'abbiamo sfruttato per le sue peculiarità, e devo dire la verità che ci è sempre stato d'aiuto, una persona estremamente responsabile, disponibile, e ecco, molto piacere che lo introduco. Presenta questa tesi di cui lui ha raccolto i dati e condiviso l'analisi statistica con il dottor Putti, che è stato il suo correlatore, e do la parola a Emiliano, mi fa molto piacere poterlo presentare. Prego. Buongiorno a tutti, un attimo e chiudo la presentazione della collega. Sono praticamente candidati per chiudere la propria presentazione.
come noto che l'ottimizzazione delle mani sia una cosa che mi tappata più pari come la pulizia Sì. Allora, di nuovo buongiorno a tutti, ringrazio il professor Pastore per l'introduzione, saluto il presidente di commissione e la commissione tutta. Ringrazio anche il mio correlatore, il dottor Andrea Fuschi. Il mio lavoro si basa su uno studio che confronta l'enucleazione laser ad olmio, quindi con tecnica OLEP, con tecniche mini-invasive di adenomectomia sottocapsulare robot-assistita in presenza di voluminosi adenomi prostatici. Come possiamo apprezzare dall'animazione 3D, la prostata appare come una piccola ghiandola esocrina che è posta nella piccola pelvi, precisamente si trova al di sotto della vescica e davanti all'ampolla rettale, e viene attraversata dalla prima porzione dell'uretra, si può vedere molto bene da questo taglio, che è definita per l'appunto uretra prostatica. Questa condizione anatomica diviene quindi molto importante soprattutto nei quadri clinici di iperplasia prostatica benigna, che è una patologia caratterizzata da un aumento, non ovviamente a carattere tumorale, del numero cellulare e conseguentemente del volume prostatico. Questo aumento del volume prostatico contribuisce alla compressione del tratto prostatico dell'uretra e quindi è causa frequente di disturbi del basso tratto urinario che interessano i processi di riempimento svuotamento vescicale, ma anche si presentano con sintomi ovviamente post-minzionali. Questa invece è una rappresentazione della chirurgia open, che è stato, diciamo, il trattamento standard per almeno un secolo dell'ostruzione cervico-uretrale causato da iperplasia prostatica benigna. Ovviamente questa procedura è stata progressivamente soppiantata dallo sviluppo di terapie mediche che hanno ridotto anche i casi che sono arrivati in chirurgia, ma soprattutto anche dallo sviluppo di terapie di tecniche endoscopiche e mini-invasive. Queste hanno sicuramente due peculiarità, ovvero la riduzione del tempo di ospedalizzazione dei pazienti, ma anche e soprattutto le ridotte complicanze perioperatorie. Tuttavia, nelle linee guida delle maggiori associazioni urologiche mondiali, la chirurgia open rimane ancora fortemente consigliata per i pazienti con prostata di grandi dimensioni. Questo poiché l'approccio mini-invasivo è sì considerato come alternativa, ma ancora in corso di valutazione sperimentale, poiché mancano studi randomizzati sufficienti per dimostrare gli outcomes a lungo termine di questi approcci. Quindi nel nostro studio cosa abbiamo fatto? Abbiamo confrontato i risultati peri e post-operatori tra tecniche con approccio laparoscopico e robot assistito rispetto alla tecnica OLEP, che è l'unico approccio laser che abbiamo considerato nel nostro studio, che questa rappresenta insomma l'unico approccio alternativo alla chirurgia open che è tuttora più considerato nelle linee guida. È stato condotto prospetticamente dal 2019 al 2021, abbiamo arruolato 110 pazienti ovviamente maschi con disturbi ostruttivi delle vie urinarie con dimensioni prostatiche importanti, e questi sono stati selezionati nella nostra unità operativa complessa di urologia universitaria dell'IGOT, nell'ospedale San Donato di Arezzo e all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Inizialmente questi pazienti sono stati divisi in tre gruppi, 42 pazienti sono stati trattati con la tecnica laser ad olmio, quindi con la tecnica OLEP, 36 in intervento in laparoscopia, 32 con, mediante l'intervento in chirurgia robotica, quindi utilizzando il sistema Da Vinci. Successivamente questi gruppi di pazienti trattati con approccio mini-invasivi sono stati raggruppati in un unico insieme, perché confrontando tra loro i singoli dati, soprattutto quelli delle variabili preoperatorie, abbiamo notato che c'era una certa concordanza statistica, quindi tra età, BMI, presenza o meno di catetere a permanenza e anche gli indicatori di quality of life che sono stati raccolti ovviamente in anamnesi. Dopo l'intervento chirurgico i pazienti sono stati seguiti nel follow-up post-operatorio con controlli a 1, 3, 6, 12 e 24 mesi. Ovviamente la scelta del trattamento chirurgico è stata dettata in relazione alla disponibilità strumentaria della struttura, in base alle condizioni cliniche generali del paziente, ma anche considerando la presenza di pregressa chirurgia e, perché no, anche in base alla preferenza del paziente. Questa è una tabella di riepilogo delle variabili preoperatorie, da cui si nota appunto quanto detto prima riguardo l'omogeneità statistica tra le due tecniche mini-invasiva per quanto riguarda l'età, il BMI e la presenza di catetere a permanenza per quanto riguarda i pazienti, e questa invece è una panoramica dei risultati post-operatori. Dall'analisi dei risultati per operatori è emerso come alcuni di essi possano risultare statisticamente comparabili in termini di perdite ematiche, ovviamente tasso di emotrasfusione, tempi operatori e complicanze chirurgiche. Sicuramente rimangono ancora
diciamo, a favore della tecnica OLEP, i minori tempi di degenza ospedaliera in conseguenza dell'operazione e il minor tempo necessario di cateterizzazione. In un follow-up medio di 26 mesi, entrambi gli approcci comunque hanno determinato outcomes post-operatori, quali incontinenza urinaria, complicanze necessitanti un reintervento chirurgico, quali ad esempio stenosi uretrale che è stata successivamente trattata endoscopicamente, e fenomeni di eiaculazione retrograda, questo nel 90% dei pazienti, poiché in accordo col paziente stesso non è stata adottata alcuna tecnica di preservazione dell'eiaculazione. E va evidenziato però come ad un mese dalla procedura il gruppo sottoposto a intervento OLEP abbia fatto registrare una maggiore e significativa incidenza di stimoli irritativi. Ovviamente questi sono stati risolti al controllo a 3 mesi e verosimilmente sono effetti secondari all'effetto dell'energia laser a contatto con la capsula prostatica. Da questa animazione possiamo vedere un po' il funzionamento del laser nella nucleazione prostatica. In conclusione, diciamo, questo studio ha sicuramente dei limiti che è dato dalla numerosità campionaria non perfettamente adeguata, soprattutto dalla non randomizzazione dei pazienti rispetto alle tecniche considerate ed anche, non per ultimo per importanza, la mancata analisi dei costi delle singole procedure. Però per la prima volta abbiamo messo a confronto queste che sono metodiche mini-invasive con metodiche endoscopiche laser. Soprattutto siamo arrivati alla conclusione che è possibile estendere le indicazioni della chirurgia mini-invasiva anche su volumi prostatici importanti e soprattutto queste sono metodiche che possono considerarsi come un'alternativa nei centri che sono sprovvisti di strumentazione adeguate per il trattamento endoscopico. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie sempre a Emiliano per essere rimasto nei tempi e per farci effetti che danno e stanno fatto la discussione a tutti la discussione. Sono domande? No, ho sentito che ci sono anche delle tecniche di embolizzazione della prostata. Ma voi la considerate un'altra possibilità e la considerate mini invasiva o è anormalmente invasiva? Allora, ringrazio intanto il professore per la domanda. Diciamo che noi non l'abbiamo in questo caso considerata perché noi abbiamo cercato di andare a colmare quel vuoto in letteratura che appunto riguarda il confronto fra le metodiche mini invasive, quindi parliamo di accesso laparoscopico o robotico, diciamo con il confronto con la tecnologia laser. Sì, è vero, ci sono altre tipologie, diciamo, di accesso, ma anche di tecnica per quanto riguarda il laser. Quella che noi abbiamo considerato è quella che viene più considerata a livello delle linee guida. Noi volevamo fare un confronto proprio per dimostrare che la chirurgia robotica, che è gravata da costi ovviamente molto più alti rispetto alla tecnica laser, potesse essere un paragonabile sullo stesso piano rispetto alla tecnica laser. Non volevamo andare a dimostrare una superiorità della tecnologia robotica, anche se estremamente affascinante, devo dire, anche per le mie passioni extra medicina. Però, insomma, noi abbiamo dato un'alternativa nelle strutture che paradossalmente magari sono dotate del robot, hanno, diciamo, a disposizione un pool di procedure che possono essere adottate, diciamo, con la chirurgia robotica, ma che paradossalmente magari non hanno la possibilità di effettuare degli interventi endoscopici laser. Quindi comunque è bene in questo periodo in cui ci sono tante variabili, tante possibilità, sia per quanto riguarda l'esperienza chirurgica che diciamo strumentazioni a disposizione, per una struttura avere la possibilità di operare lo stesso obiettivo, di arrivare allo stesso obiettivo con tecniche comunque diverse. Quindi questo era l'obiettivo e penso che siamo arrivati. La tua domanda, noi l'abbiamo presentata pure come tesi di laurea in una precedente sessione e abbiamo valutato l'embolizzazione, perché l'embolizzazione sembra un trattamento molto interessante. Il discorso vero sull'embolizzazione è che ci sono un rate di fallimenti molto molto elevati e dipende esclusivamente dalla manualità del radiologo interventista. Noi abbiamo sfruttato l'amicizia che abbiamo da anni con forse il miglior radiologo interventista che esiste in Italia e in Europa,
che è Sergio Rinucci, che è un collega che è stato per tantissimi anni al Francanillo, che aveva fatto con lui l'esperienza sulla delle concentrazioni per varicocele, e varicocele qui era una passeggiata, mentre l'intervento sulla pasta è veramente difficile, perché il risvolto che abbiamo visto statisticamente è che se tu embolizzi per due grandi la prostatica, allora hai un rate, certo, al 90%. Se come il 90% degli autori ha, e chi l'ha sperimentata con brasiliano dice, si embolizza soltanto un ramo, purtroppo il fallimento è quasi diciamo sicuro. Adesso siamo arrivati a 176 pazienti che stiamo collezionando con il riguardo di là una statistica molto ampia, perché anche ora hanno bravissima regola interventista, e che tra poco per dire. Volevo chiederti, visto che voi all'Aliquota avete la possibilità di fare le ipotesi, la cosa che avete robot, avete la possibilità di fare laser, mi domando, forse alla, hai già detto, al desiderata del singolo paziente, che forse al volume della prostata, ci sono altre indicazioni per cui siete voi a proporre una grande indicazione? Ringrazio il professore per la domanda. Sicuramente l'indicazione che ci porta a poter scegliere, diciamo, maggiormente l'approccio laser è sicuramente la gestione dei costi, perché la gestione di un intervento comunque in robotica ha sicuramente dei costi di gestione molto alti. È vero che nei grossi volumi, paradossalmente, il costo unitario del singolo intervento tende ad abbassarsi. Comunque questo è il fattore principale per cui, nel confronto diretto fra chirurgia robotica e chirurgia laser, diciamo che l'approccio robotico, permettetemi, ne esce un po' con le ossa rotte, perché purtroppo ogni struttura ha a che fare non solo con obiettivi da raggiungere per quanto riguarda la clinica, ma anche con aspetti economici con cui rapportarsi. Però le riporto una frase che dice un mio maestro, Silverio, che dice: al paziente l'intervento non lo decido né io né lei, ma le dimensioni della prostata. E questa è ancora valida, perché diciamo che poi la tecnica, queste tre tecniche per questo volume non erano mai state trovate. Noi abbiamo voluto alzare il volume perché era 80 mm. Però, devo dire, le tecniche reggono benissimo il confronto, è giustissimo quello che ha detto Emiliano, perché ovviamente poi la robotica ha dei costi che sono ancora in corso di valutazione, che ci sono tutti i costi del sociale, che in Italia, in Europa, vengono molto tralasciati, invece negli Stati Uniti vengono molto, molto ben valutati, e quindi sembrerebbe comunque una tecnica, in tal senso, anche economica. Allora, il professor Duva vuole fare un'ulteriore domanda. Allora, vedo il professor Sciarretti. Sono una curiosità, ovviamente complimenti, adesso è veramente interessante. No, per tornare un po' a quanto proposto ancora delle linee guida, queste linee guida appunto propongono, come tu ci hai detto, ancora un intervento open, no, da preferirsi in attesa dei grossi trial, no, rispetto ad approcci diversi, invasivi. Allora, nella tua tesi ovviamente tu hai fatto un confronto brillante tra la linea invasiva e l'endoscopica. Mi chiedo, per tornare a quella famosa riferimento di linea guida, cosa ne pensate invece della tecnica open? Ringrazio il professore per la domanda. Sicuramente sì, da linea guida è preferibile l'approccio open o anche l'approccio laser, perché quello non viene comunque scartato per quanto riguarda volumi importanti prostatici. Certo è che l'approccio open comunque, per quanto possa avere anche dei pro, no? Perché anche per quanto riguarda i tempi operatori che si accorciano, eccetera, però ha delle complicanze per gli operatori, ma soprattutto per quanto riguarda il paziente, dei recuperi
e dei possibili, tra virgolette, outcomes, diciamo, molto, molto gravosi. Quindi diciamo che tendenzialmente noi siamo propensi a cercare soluzioni alternative che non siano quella della chirurgia open, che finora è stato comunque il trattamento di elezione, ma che comunque cerchiamo di superare in qualunque modo. Poi comunque il nostro polo è un polo di eccellenza per quanto riguarda gli interventi mini-invasivi, quindi insomma questo è proprio alla base del nostro studio, poter portare questi interventi mini-invasivi sullo stesso piano della chirurgia open. La tecnica open, che descrisse il professor Bracci, diciamo che era una delle tecniche gravate da un rate di funzione post-operatorio più elevati, e purtroppo non era non c'era una predittività possibile. Alla fine dell'intervento vedevi che tutto andava perfettamente, poi diciamo che ci sono dei punti di sutura, probabilmente la sia. Il controllo che dà la robotica, la laparoscopia, con l'energia bipolare, ok, perché è fatta per via transcapsulare, non per via transcapsulare, ha tolto completamente questo tipo di problema. E il paziente viene dimesso in terza giornata, cioè dopo una terapia transcapsulare, almeno 6 giorni c'erano tutti. Insomma, c'è una differenza veramente importante. Bene, sono contento che questa tesi abbia suscitato una lunga discussione, mi permetto ovviamente di interrompere perché trovo molto interessante. Permettetemi di fare però un piccolo spot del corso di laurea. Stiamo parlando di un candidato che si sta laureando e che, grazie al percorso formativo del corso di laurea di Latina, sta parlando di chirurgia robotica, sta parlando di approccio con una mentalità di scelta ovviamente al tipo di intervento, pensando anche all'aspetto del corpo. Quindi lo dico come spot perché non tutti i corsi di laurea vengono scelti dalla facoltà di chirurgia. L'ho fatto in questo. Hanno a disposizione, ovviamente nel percorso formativo, la possibilità di avvicinarsi alla chirurgia robotica. Grazie al gruppo del professor Carmona, che ha fatto il fattore, invece abbiamo questa opportunità. Scusate, dopo non ho sentito proprio il ciarlo con il cuore. Bravo. Presidente, a me piacere presentare appunto Francesca, che ricorderà oggi una tesi con dei risultati che derivano da una ricerca di livello stazionale, che avevano come obiettivo quello di sviluppare nuovi possibili meccanismi attraverso i quali poter modulare poi l'aggregazione di attività. E questo è molto importante nell'ambito della matematica scolare, che ricordo sono ancora la prima causa di morte che ha un evento critico, determinante appunto di questa patologia, un evento forte, una placca ulcerata e si sviluppa una trombosi, una unità di aggregazione del tessuto. E ovviamente per il trattamento di queste patologie della teoria ischemica, soprattutto in prevenzione secondaria, negli ultimi decenni, gli antiaggreganti e gli alchimici, l'aspirina, le denomine, che si sono rivelati di essere un intervento fondamentale, un'evoluzione enorme di scienza di nuovi eventi della scuola di acuti, ma purtroppo in una grande percentuale di pazienti, soprattutto di avvenire, come abbiamo visto, aumentati, c'è una certa resistenza agli antiaggreganti, per quanto riguarda poi la capacità di dire, di dare
clinica. Ecco perché è fondamentale trovare dei nuovi meccanismi che vanno a potenziare questo aspetto antiaggregante in modo da ridurre gli eventi cardiovascolari. Noi pensiamo appunto alla modulazione del processo epatico con nuovi prodotti farmacologici che sono emersi in ultimi anni, forse è un approccio valido. E questa è la legge di Francesca che, devo dire, brillantemente descrive il progetto, ha collaborato attivamente dalla facoltà della struttura della tesi, e nonostante appunto sia una laureante, diciamo, ha preso un'etichetta con argomenti di ricerca di base biologici in una maniera veramente significativa. Quindi per me è un piacere presentarvi. Buongiorno a tutti, ringrazio il mio relatore per la bellissima presentazione, ringrazio il Presidente della Commissione e la Commissione tutta. Come il mio relatore ha anticipato, il nostro lavoro è andato ad approfondire l'importanza dell'autofagia nell'aggregazione piastrinica. Molti di noi sapranno che le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità e disabilità cronica nella popolazione mondiale. Solamente in Europa rappresenta il 49% di decessi annui, mentre a livello mondiale supera i 17 milioni. Per spiegare questi numeri così sorprendenti ed elevati è sicuramente importante andare a considerare l'aumento delle aspettative di vita, associato quindi ad un aumento dell'età media, che si associa a sua volta ad un'aumentata incidenza di fattori di rischio e patologie che correlano con le malattie cardiovascolari. I principali fattori di rischio in questo senso sono sicuramente il fumo, l'ipertensione, l'iperglicemia, la sedentarietà, la dislipidemia, che sono responsabili, in misura più o meno variabile, dell'aumento delle specie attive dell'ossigeno, a loro volta responsabili di una riduzione della biodisponibilità di ossido nitrico e insieme inducono uno stato di disfunzione endoteliale, primum movens delle malattie cardiovascolari, è stato caratterizzato da un'alterazione del tono basale, un aumento dell'attività proinfiammatoria, procoagulativa e soprattutto dell'aggregazione piastrinica. Proprio su questo si basano un importante caposaldo della prevenzione primaria e secondaria degli eventi cardiovascolari, che è la terapia antiaggregante. Tuttavia esiste una porzione di pazienti nei quali questa terapia non ottiene un risultato completo, permane una resistenza quindi piastrinica e una sua parziale attivazione. Pertanto sarà interessante andare appunto a cercare nuovi target terapeutici per offrire anche in questi pazienti che presentano comunque fattori di rischio cardiovascolari una completa protezione e copertura. In quest'ottica siamo andati ad approfondire l'autofagia, che è un meccanismo di degradazione intracellulare evolutivamente conservato. Svolge una funzione importante sia nel normale mantenimento dell'omeostasi cellulare, ma anche per garantirne la sopravvivenza in risposta a condizioni di stress. Inoltre, molti studi hanno dimostrato che la sua modulazione, attraverso diversi approcci come la restrizione calorica, l'attività fisica regolare, l'utilizzo di molecole sintetiche, ma anche attivatori naturali, ne ha indotto un aumento dell'autofagia, associato comunque anche ad un effetto benefico sul sistema cardiovascolare. Perché soprattutto questi attivatori naturali hanno anche la funzione di ridurre uno stress ossidativo e l'infiammazione vascolare, inducendo quindi, se vogliamo, un effetto endotelio protettivo. Pertanto i nostri obiettivi sono stati quelli di testare gli effetti della stimolazione farmacologica dell'autofagia sull'attivazione piastrinica, ma siamo andati anche a valutare l'impatto dell'invecchiamento su autofagia, stress ossidativo, aggregazione piastrinica in soggetti sani e pazienti con fattori di rischio importanti, in questo caso specifico con fibrillazione atriale. Per portare avanti i nostri obiettivi abbiamo effettuato uno studio ex vivo su piastrine di soggetti sani con fibrillazione atriale, con sindrome metabolica e nei fumatori e abbiamo valutato la funzionalità piastrinica attraverso l'aggregazione piastrinica e la produzione di trombossano. Abbiamo valutato l'attività autofagica attraverso il dosaggio del marcatore dell'autofagosoma LC3-2 e lo stress ossidativo mediante la quantificazione del perossido di idrogeno. Inoltre su queste piastrine siamo andati poi a valutare gli effetti dei singoli attivatori, che possiamo vedere epicatechina, catechina, trialosio, spermidina, nicotinamide, e soprattutto li abbiamo anche incubati con due mix che presentano combinazioni differenti di questi stessi attivatori. In una seconda parte, diciamo, dello studio siamo andati a valutare in vivo 150 pazienti con fibrillazione atriale e 150 soggetti sani e li abbiamo suddivisi in tre fasce di età. Abbiamo valutato i livelli sistemici di funzionalità piastrinica attraverso il dosaggio plasmatico della ST-selectina e del CD40 ligando. Abbiamo valutato l'attività autofagica attraverso il rilevamento della proteina TG5 e P72 e lo stress ossidativo generale determinando la quantità di perossido di idrogeno, l'attività dell'enzima NOX e la capacità antiossidante. Dai nostri studi emerge quindi che l'autofagia risulta ridotta nei pazienti con fattori di rischio. Possiamo vedere quindi nel grafico sopra come comunque l'autofagia risulti superiore nei soggetti sani, mentre invece risultano aumentati i parametri di stress ossidativo, di aggregazione piastrinica e produzione di trombossano.
Abbiamo valutato l'effetto degli attivatori ed è interessante notare come l'effetto dei mix, che possiamo osservare nella parte destra dei grafici, sia nettamente e significativamente superiore rispetto ai singoli composti e che ottengano quindi un effetto di aumentare l'autofagia nei soggetti con fattori di rischio. Inoltre, il mix di attivatori riduce anche l'aggregazione piastrinica, la produzione di trombossano e la produzione di perossido di idrogeno, sempre quindi in questo modo significativamente superiore l'effetto nei mix rispetto ai singoli composti. Nello studio in vivo abbiamo valutato l'autofagia che risulta superiore nei pazienti con ridotta nei pazienti con fibrillazione atriale. Ma il dato più interessante di questo studio e di questo grafico è che presenta una tendenza lineare al peggioramento con l'avanzare degli anni. Ancora più interessante è che questa stessa tendenza al peggioramento la si riscontra anche nei soggetti sani, inducendo quindi a pensare appunto che l'autofagia possa avere un decadimento, comunque una degradazione età dipendente. Abbiamo inoltre valutato lo stato ossidativo sistemico che risulta comunque peggiore nei pazienti con fibrillazione atriale ed anche in questo caso va incontro ad un deterioramento età dipendente e lo si riscontra anche nei soggetti sani. Allo stesso modo anche l'attività piastrinica risulta più elevata nei pazienti con fibrillazione atriale, sebbene anche in questo caso si abbia un peggioramento con l'avanzare degli anni, anche se è più significativa la differenza se confrontiamo con quelle fasce d'età più estreme. Abbiamo quindi detto che l'autofagia ha un deterioramento età dipendente, ma dall'analisi statistica emerge anche una sua correlazione con i parametri che abbiamo osservato di stress ossidativo e attivazione piastrinica, sia nei soggetti sani che nei soggetti con fattori di rischio, quindi con fibrillazione atriale. Possiamo quindi concludere dicendo che la riduzione dell'autofagia avviene attraverso un meccanismo età dipendente e si associa ad un aumento dello stress ossidativo e dell'aggregazione piastrinica. Una sua attivazione, soprattutto con l'utilizzo di mix di attivatori naturali, ne comporta un aumento che si associa ad una riduzione dello stress ossidativo e dell'aggregazione piastrinica, suggerendone una possibile integrazione in quelle terapie standard, soprattutto in quei pazienti nei quali comunque la terapia non offre una completa copertura in questo senso. Grazie per l'attenzione. Ringrazio anche Francesco per i mancati tempi e apro la discussione. Grazie per la tesi, ma chiedevo solo l'uso del mix, no? Perché molte di queste sostanze hanno degli effetti molto differenti tra di loro, no? Anche se con meno rientra in questo ambito. Mi chiedevo se avete pensato anche di fare poi una cosa di mirare sostanza per sostanza Grazie per la domanda. In realtà i singoli composti sono stati anche somministrati singolarmente e si è osservato proprio un effetto maggiore se utilizzati in mix, perché hanno un effetto di modularsi positivamente a vicenda proprio, andando ad attivare proprio diversi meccanismi e quindi in questo senso sono stati testati singolarmente, ma non si è osservato questa significativa miglioramento rispetto al mix. Volevo chiedere se l'autofagia può essere considerata un parametro di riferimento per decidere l'aggressività della terapia antivalvolare nei pazienti di fibrillazione. La ringrazio per la domanda e sicuramente in qualche modo potrebbe essere correlata ed utilizzata. Tuttavia andrebbe approfondito, sicuramente va approfondito il suo ruolo in questo senso per poterlo utilizzare come predittore e valutatore della patologia, tanto da poterne decidere poi la terapia. La mia domanda è molto specifica. I pazienti con fibrillazione atriale hanno fibrillazione atriale con patogenesi diverse e una delle non trascurabili sono proprio le autonomie funzionali di Leber. Voi avete visto qualche differenza sia in generale nella tendenza all'iperaggregabilità piastrinica sia sugli effetti che questi mix hanno avuto? Grazie per la domanda.
In realtà abbiamo osservato, diciamo, una differenza, cioè abbiamo osservato comunque una riduzione generale simile tra i vari pazienti. Non so se poi il professore vuole intervenire per chiarire. Oh, scusate, vorrei. Certo, come al solito i colleghi della commissione fanno sempre domande appropriate, devo dire. Okay, l'ultima, adesso ho fatto un po' integrare tutte quante, l'ultima è veramente interessante. Non possiamo rispondere a questa domanda perché tra i livelli di esclusione appunto delle diverse pazienti che abbiamo considerato c'era appunto la pazienti che avevano la sintoma paragonica e potevano andare a intervenire di fatto con la purezza dell'analisi che facevamo. Però è assolutamente possibile che chi ha una patologia paragonica, chi ha un immune dimostrato, abbiano dei livelli alterati circolanti e anche visuali forse più da studi preclinici per un'evidenza, poi lo studio sull'uomo insomma è appena cominciato dal punto di vista somatico, che possono andare poi a influire sull'attività più clinica. Chiaramente che una malattia immune a livello di circolante maggiore e maggiore, quindi anche un'ipertermità e tutto un po' associa una malattia immune, ma anche la colostomia. Quindi sarà interessante magari fare un nuovo studio andando a vedere questi marcatori, insomma, su pazienti che hanno poi queste malattie familiari. Riguardo alla domanda del professor Mazzaferro, è veramente interessante, importantissima, non è ancora utilizzata, no, in maniera ordinaria la popolazione di cefalopatia nei pazienti, però in realtà l'obiettivo è proprio quello, andare nell'ambito della precision medicine, ok, non da capire insomma in base alle patologie dei pazienti chi trattare e chi no. E l'altra importante domanda è quella del perché abbiamo utilizzato l'INSS, in questo studio abbiamo utilizzato dei dotati molto più bassi di tutti per andare in maniera mirata a capire quale fosse il più giusto, perché tutti loro, come hai ben detto, hanno dei meccanismi diversi per di uno di questo dotato, iperbe all'osio, dell'idrazione istonica e dell'altre altre. Insomma, era proprio l'obiettivo per dire la sinergia che fa lì. Comunque, complimenti a Francesca per come si è provato. Grazie. Si è difesa bene, brava. Del functional health input test lo presenta il professor Andrea Gallo in qualità di relatore e ha come correlatore Martellucci. Martellucci, che intanto ringrazio sia per essere qui in aula che per aver ideato diciamo, a livello di competenza vestibolare veramente notevole, lo capirete dalla facilità con cui vi spiegherà che cosa ha fatto nella sua vita. Stiamo parlando di emicrania vestibolare, che di per sé è diciamo, una condizione abbastanza nuova, da un po' più di 20 anni questa patologia, e quindi c'è l'associazione di una emicrania, quindi di un paziente con una cefalea che molto non di basta per fortuna, ma anche la fortuna di sviluppare dei sintomi vestibolari associati che possono precedere e seguire poi per concomitanti. Se non avevo questa diagnosi clinica, lui è stato ancora intervenuto, ma ho cercato di vedere se c'era la possibilità di farne preparare diciamo, strumentali che potessero dare una conferma ai nostri. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Gallo per la presentazione, il mio relatore esterno, dottor Salvatore Martellucci, il presidente di commissione e la commissione tutta. Il mio elaborato di tesi ha il titolo Variazioni del riflesso vestibolo oculomotore ad alta frequenza nei pazienti con emicrania vestibolare, ruolo del functional ed impulse test. L'emicrania vestibolare è una patologia definita come l'associazione di vertigine, dizziness e disturbo dell'equilibrio con emicrania.
A livello fisiopatologico si riscontra la presenza di un substrato genetico predisponente sul quale agiscono meccanismi neurochimici e meccanismi infiammatori a carico dei vasi intracranici. A livello epidemiologico rappresenta la causa più comune di vertigine spontanea ricorrente. La diagnosi di emicrania vestibolare risponde a criteri clinici contenuti all'interno dell'International Classification of Headache Disorder, che prevedono almeno 5 episodi che soddisfino i criteri C e D. Il criterio C, ovvero sintomi vestibolari di intensità moderata o grave e di durata compresa fra 5 minuti e 72 ore. Il criterio D, ovvero che almeno il 50% degli episodi si associa ad almeno due fra cefalea, con determinate caratteristiche, fotofobia e fonofobia e aura visiva. Il paziente inoltre deve presentare storia attuale o pregressa di emicrania senza aura o con aura e infine la patologia non deve essere meglio inquadrata da altra diagnosi. Ci siamo focalizzati sulla sintomatologia vestibolare di questi pazienti che è rappresentata da episodi di vertigine spontanea, vertigine posizionale, vertigine visivamente indotta e vertigine indotta dal movimento del capo. Corredo sintomatologico indagabile attraverso il colloquio anamnestico, attraverso la valutazione clinica al letto del paziente e attraverso la valutazione strumentale. Ed è proprio la valutazione strumentale che ci permette di studiare il VOR ad alta frequenza. Ma che cos'è il VOR? Il VOR è il riflesso vestibolo oculomotore, ovvero un meccanismo di stabilizzazione inerziale mirato a stabilizzare l'immagine sulla fovea. In modo particolare è quel riflesso che durante lo spostamento della testa ci permette di mantenere lo sguardo fisso su una mira. E questo è reso possibile dal fatto che questo riflesso compensa il movimento della testa realizzando un movimento controversivo, quindi in direzione opposta dei globi oculari. Questo ci permette di mantenere la mira fissa sull'oggetto e quindi di rendere l'immagine sempre chiara anche in fase dinamica. Questo riflesso a livello strumentale è indagabile attraverso due test, il video ed impulse test e il più recente functional ed impulse test. Il video ed impulse test è un test nel quale noi somministriamo degli impulsi rotatori randomici chiedendo al paziente di mantenere sempre lo sguardo fisso sulla mira posta di fronte a lui e il software è in grado di elaborare i risultati esponendoli attraverso due grafici. Il primo, come riportato in figura, è un vestibologramma. Nel vestibologramma sono riportati il guadagno del VOR, ovvero il rapporto fra la velocità di movimento degli occhi, la linea blu, e la velocità di movimento della testa, la linea rossa. Il valore normativo è 0,8. Quando, come nel caso in figura, questo valore normativo non viene raggiunto, compaiono i movimenti raffigurati in verde, che sono saccadi. Le saccadi sono dei movimenti correttivi che vengono messi in atto al termine del movimento, quando il nostro occhio non è riuscito a mantenere la mira fissa sull'oggetto, questi movimenti riportano l'occhio nella posizione corretta. Infine viene riportato la symmetry rate, che è praticamente la differenza del guadagno del VOR nel canale semicircolare di un lato con quella del canale controlaterale. Il secondo grafico elaborato dal software è un esagramma che riporta i valori del guadagno del VOR per ciascuno dei 6 canali semicircolari che costituiscono il nostro sistema labirintico. Il functional ed impulse test invece valuta la funzionalità del VOR. Noi chiediamo sempre al paziente di mantenere la mira fissa questa volta su uno schermo, noi somministriamo sempre impulsi randomici e devono riconoscere i pazienti l'ottotipo che avete visto comparire rapidamente come in questo caso, prima su uno sfondo neutro come quello precedente, poi su uno sfondo confondente con puntini gialli in movimento come questo. Questo test ci permette di valutare la percentuale delle risposte corrette per lato, ovvero viene raffigurato un vestibologramma simile a quello del VHIT, ma c'è questo dato della percentuale delle risposte corrette per lato, ovvero quante volte per lato il paziente è stato in grado di riconoscere l'ottotipo comparso sullo sfondo, prima nero e poi confondente. Il nostro è uno studio prospettico in cui sono stati arruolati 14 pazienti con sospetta emicrania vestibolare tra luglio 2020 e luglio 2021. Questi pazienti sono stati sottoposti ad una prima valutazione ambulatoriale in cui, previo colloquio anamnestico, sono stati eseguiti un esame vestibolare per escludere altre comorbidità vestibolari, un esame audiometrico tonale per escludere la seconda causa più frequente di vertigine spontanea ricorrente, che è la malattia di Meniere, e una valutazione neurologica per confermare la diagnosi di emicrania vestibolare. A distanza di 3-15 giorni sono stati sottoposti ad una seconda valutazione ambulatoriale, eseguita sempre in fase intercritica come la prima, in cui sono stati eseguiti il VHIT, il Functional ed Impulse Test basale, quindi con sfondo nero e con sfondo confondente,
e al termine della visita i pazienti sono stati chiamati a compilare questo DHI, che è un questionario di autovalutazione che valuta l'impatto sulla qualità di vita delle vertigini. I risultati che riportiamo sono i seguenti. In tutti i soggetti selezionati i sintomi vestibolari si sono manifestati a distanza di almeno 3 anni dalla comparsa di emicrania. La maggior parte dei pazienti presentava sintomi vestibolari ricorrenti, spontanei o posizionali, e la maggior parte riferiva almeno 2 episodi di vertigini posizionali ed era in grado soprattutto di lateralizzare il disturbo, ovvero era in grado di riferire un lato verso il quale la rotazione della testa durante l'attacco emicranico era in grado di scatenare una vertigine più intensa. Mentre l'analisi del VOR al video ed impulse test ha mostrato valori normativi nella quasi totalità dei pazienti. Ma veniamo all'FHIT. Il functional impulse test basale, quindi con sfondo neutro, ha registrato una riduzione della capacità dei pazienti di riconoscere l'ottotipo in 5 pazienti su 14, dato che è notevolmente peggiorato quando lo sfondo era neutro e diventato confondente, in cui la riduzione della performance si è riscontrata in 9 pazienti su 14. Infine, per quanto riguarda i valori del DHI score, sono stati rilevati dei punteggi più elevati sia nei pazienti con un FHIT basale deficitario rispetto a quello nella norma, sia nei pazienti con FHIT con sfondo confondente deficitario rispetto a quelli nella norma. Questi risultati ci suggeriscono innanzitutto che il fatto che la sintomatologia vestibolare si sia verificata a distanza di almeno 3 anni dalla comparsa di emicrania ci fa supporre una probabile predisposizione di alcuni pazienti emicranici a sviluppare emicrania vestibolare. I valori invece pressoché normativi nella quasi totalità dei pazienti al VHIT ci suggeriscono l'integrità del sistema vestibolare periferico, mentre l'alterazione della capacità di riconoscimento dell'ottotipo all'FHIT ci suggerisce la presenza in questi pazienti, come già riportato in letteratura, di un mismatch visuo-vestibolare. Cosa vuol dire? Che questi pazienti hanno una difficoltà a integrare stimoli visivi, motori e vestibolari a livello centrale. Infine, i valori più elevati del DHI score nei pazienti con FHIT basale ci giustificano il fatto che la vertigine peggiori notevolmente la qualità di vita di questi pazienti. In conclusione, si può quindi suggerire un potenziale utilizzo dell'FHIT per la diagnosi precoce di emicrania vestibolare, soprattutto in quei pazienti che sono emicranici, cominciano a manifestare vertigini, ma non soddisfano ancora i criteri diagnostici di emicrania vestibolare, e nei pazienti che presentano una marcata riduzione della capacità di riconoscimento dell'ottotipo all'FHIT potrebbero essere avviati verso un percorso di rieducazione vestibolare basato proprio sullo stesso FHIT, dove in questo caso avrebbe un ruolo terapeutico e oltre che diagnostico. Grazie per l'attenzione. Per averci stupito l'Italia, quindi avrò la domanda. Io volevo chiedere l'età media dei pazienti che poi hanno avuto la patologia vestibolare per i pazienti con emicrania. Abbiamo capito che è circa 3 anni. Momento, diciamo, in cui si manifesta la vestibolare, ma è l'età media. Noi abbiamo nel nostro gruppo di pazienti un'età compresa fra 19 e 54 anni, quindi un'età media di 35. E sì, come diceva appunto, la sintomatologia vestibolare abbiamo riscontrato come nella maggior parte dei pazienti si sviluppava a distanza di almeno 3 anni dalla comparsa di emicrania. Quindi di fatto è un'evoluzione. Si parte con un'emicrania che in alcuni pazienti diventa emicrania vestibolare nel momento in cui alla cefalea emicranica si aggiungono le vertigini. Come ringrazio per appunto non è niente facile, tu sei riuscito almeno a orientare e a farci capire il tuo lavoro. E che tra l'altro sono aver trovato una possibile applicazione strumentale per una diagnosi precoce per chi ha l'emicrania che potrebbe sviluppare la vertigine vestibolare, ovviamente anche un secondo interesse di
Bravo, grazie. Avrei fatto i complimenti per lo studio, per mettere la modalità di presentazione, soprattutto perché mi sembrava di capire che fosse proprio lui che ovviamente quelle manovre, quindi insomma è proprio farina del tuo sacco. Bravo. Siamo il prossimo relatore, la Madame Riccardo, aderenza terapeutica nei pazienti con CO, attese elettroniche care model, nell'ASL di Latina. Il relatore è il professor Mario Cuba, di medicina generale, che è la prova completa della collaborazione che il corso di laurea ha da anni con il territorio e con i medici di medicina generale e con la loro. Sì, buongiorno, sì, ci portiamo in un setting territoriale. Dunque, nella medicina generale e delle cure primarie si stanno implementando dei modelli di gestione delle cronicità e che prevedono dei percorsi definiti che si chiamano appunto percorsi di prevenzione, diagnosi, terapia e assistenza. Generale di Latina sono una parte rilevante del progetto di vita. Questo modello è caratterizzato da una forte medicina di iniziativa, da cui centrare sulla persona la prossimità e il forte coinvolgimento proattivo dei pazienti. Il lavoro di Riccardo si è svolto nel contesto dell'attivazione di PDA sulla pneumatia costruttiva, dentro una UCP del distretto della FRAL, due parte, dove partecipa a 12 miliardi di euro. Con una popolazione assistita di circa 12.000 persone. La domanda di ricerca di Riccardo è rivolta alla stima dell'aderenza terapeutica e alle eventuali correlazioni con le altre caratteristiche della gruppo di pazienti che parlate in questo progetto. E questa informazione è molto importante per noi, nel momento di avvio, perché ci serve a stabilire la priorità di parlamento dei pazienti e poi anche di personalizzare, quindi tarare il counseling per rendere sportivo il paziente, quindi l'educazione terapeutica, per guadagnare l'aderenza e come vedete basta. Quindi adesso Riccardo ci introdurrà sul futuro di ricerca e ci illustrerà i risultati, la rilevanza e anche i limiti. Prego Riccardo. Buongiorno a tutti. Ringrazio il professor Duva per la presentazione, ringrazio il presidente della commissione e la commissione tutta. Il titolo della mia tesi è Aderenza terapeutica nella BPCO, attese del Chronic Care Model nell'AUS di Latina. Innanzitutto bisogna definire che cos'è l'aderenza terapeutica. Secondo l'EMS, appunto, l'aderenza terapeutica è il grado di effettiva coincidenza tra il comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche ricevute dal personale sanitario. In una patologia come la BPCO, è un fattore fondamentale per migliorare la qualità di vita, ma soprattutto per ridurne le complicanze e le ospedalizzazioni. Un concetto fondamentale nell'ambito dell'aderenza è l'engagement. L'engagement del paziente è considerata come la consapevolezza di avere un ruolo attivo nel proprio percorso sanitario e la sua capacità di eseguire un nuovo comportamento che prima non era abituato a fare, come in questo caso assumere la terapia tutti i giorni. Nel distretto ASL di Latina nel 2020 è nato Più Vita. È un innovativo programma che rende più semplice ed efficace il percorso di cura per i pazienti cronici. È basato sul Chronic Care Model che è stato proposto per la prima volta da Wagner nell'Istituto di Innovazione Sanitaria del McCall in California, dove attraverso una serie di cambiamenti a livello del sistema sanitario si vuole passare da una medicina di attesa a una medicina di iniziativa. Diciamo che con il medico si sottoscrive un vero e proprio patto di cura, dove ASL medico, seguendo il PDTA, si impegnano a gestire un programma personalizzato, il PAI, il piano di assistenza individuale, mentre il paziente dal suo lato deve semplicemente seguire tale percorso di cura, rispettando date e scadenze degli esami prescritti. Per cercare di rendere questo progetto il più efficiente possibile, 12 medici di medicina generale hanno deciso di aderire a una UCP, che è un'unità di cura primaria, innovativa, in quanto per la prima volta
seguendo sempre le indicazioni del PDPA, i medici di medicina generale eseguiranno direttamente spirometrie e monitoraggio clinico del paziente, cosa che prima era competenza solo dello specialista. Diciamo che gli obiettivi principali del nostro lavoro sono stati innanzitutto valutare l'aderenza terapeutica nella BPCO e in secondo luogo valutare la correlazione con eventuali determinanti che possono causarne appunto una scarsa aderenza. Inoltre volevamo descrivere anche le caratteristiche della popolazione che sono in cura dai 12 medici di medicina generale. Questo lavoro è stato realizzato come uno studio retrospettivo e di corte a partire dai loro database che hanno all'incirca 15.000 assistiti. Valutando le cartelle cliniche dei pazienti abbiamo usato come criterio di inclusione una diagnosi di BPCO a partire dall'anno 2018. E abbiamo dovuto escludere molti pazienti per mancanza di dati. Un secondo database invece ci è stato fornito dal luogo di farmacia territoriale dell'ASL di Latina, che ci ha fornito questo database di farmaco utilizzazione con tutti i farmaci per la BPCO a partire dall'1 gennaio 2018 fino a febbraio del 2021. E tramite l'unione di questi due database siamo riusciti ad associare la farmaco utilizzazione di ogni paziente preso in considerazione. Poi abbiamo usato come criterio per valutare l'aderenza terapeutica un'assunzione di più dell'80% dei farmaci prescritti nell'arco di un anno solare. Diciamo che dall'analisi dei nostri risultati, dall'analisi dei nostri database sono stati estratti i seguenti risultati. Il campione, che risponde ai nostri criteri di selezione, è di 118 pazienti, di cui 81 sono di sesso maschile e 37 di sesso femminile con un'età media di 74 anni e questi dati sono in linea con quelli epidemiologici ritrovati in letteratura. In questa tabella invece possiamo vedere com'è la stadiazione gold della nostra corte, come si distribuisce. Possiamo notare che la maggior parte dei pazienti, circa un 84%, presenta una stadiazione gold che è bassa. Per stadiazione gold bassa noi intendiamo una stadiazione che va dall'1A fino al 2D. Mentre il restante 16% presenta una alta stadiazione che va dal 3A al 3D. Tramite i codici ATC per i farmaci della BPCO, poi siamo andati a valutare se dall'anno 2018 quanti pazienti assumessero più dell'80% dei farmaci prescritti. E dai risultati è emerso che solo 23 pazienti su 118 assumono l'80% dei farmaci, cioè il 19%. Abbiamo voluto quindi confrontare l'aderenza terapeutica mettendo in risalto i pazienti con un basso stadio gold e pazienti con un alto stadio gold. Come possiamo notare, i pazienti a stadi più alti tendono ad essere più attenti e più aderenti alla terapia. Per dare significatività a questo risultato abbiamo misurato lo DRAZIO, che indica una forte associazione positiva tra una buona aderenza e una alta stadiazione di malattia. In conclusione, dalla nostra ricerca è emerso che su 118 pazienti l'aderenza su base annuale è del 19% e inoltre c'è una correlazione significativa tra stadio gold e aderenza. Questo molto probabilmente perché i pazienti a stadi alti di malattia traggono un maggiore beneficio dall'assunzione della terapia e sono più consapevoli del loro stato di malattia. Ci sono stati dei limiti in questo studio. Innanzitutto la popolazione campionaria non è stata tanto ampia. E in secondo luogo, l'incompletezza di alcuni dati non ha permesso di valutare altri determinanti per l'aderenza, come per esempio abbiamo provato a misurare se era presente una correlazione tra la presenza di comorbidità e la presenza di una bassa aderenza, ma non sono risultati statisticamente significativi. Queste evidenze e quella della letteratura supportano la raccomandazione di implementare l'educazione terapeutica finalizzata alla motivazione e alla cura continua, soprattutto nei pazienti con BPCO a stadio basso. L'engagement del paziente sarà importante per garantirgli la piena condivisione e partecipazione del processo di cura, fornendo conoscenze, consapevolezze e motivazioni. Grazie per l'attenzione. Grazie Riccardo di essere rimasto nei tempi. C'è una domanda? Allora, molto interessante, soprattutto
far diventare noi un problema importante nel lavoro della malattia che è la scarsa presenza. Tanto noi facciamo il nostro meglio, creiamo anche i percorsi per il paziente, poi ci scontriamo con un problema che però dobbiamo risolvere noi. Il paziente deve la responsabilità di tutta la patologia, perché deve rendersi conto che poi la nuova aderenza determina nuovi ricoveri con una spesa sanitaria importante, quindi la nuova aderenza ha un impatto proprio sul sistema sanitario, al di là sulla salute del singolo. E noi però dobbiamo cercare di continuare la nostra battaglia, cercare di capire come implementare l'aderenza del singolo. Allora, per questo motivo è fondamentale andare a tipicizzare i pazienti che non sono aderenti. Allora, quali sono le analisi che voi potete fare? Perché io penso, per esempio, a lontananza territoriale, scolarità, livello di educazione e condizione economica nel quale il malato vive. Allora, avete evidenze in questo tipo, perché poi su quelli bisogna focalizzarsi, anche cercando di spiegare attivamente l'importanza del percorso. Ringrazio il professore per la domanda. Allora, noi, come ho già detto, il limite è stato che la mancanza dei database di molti dati. Come dice lei, il livello socio-economico, tramite il database MilleWin e Phronesis, che noi abbiamo usato appunto per la raccolta dei dati, non è indicato, per esempio, il livello socio-economico del paziente, oppure anche, per esempio, nell'ambito della BPCO, non è indicato se il paziente fuma o meno, perlomeno non è indicato in tutti i pazienti. Quindi l'obiettivo principale, secondo me, sarebbe istituire un database per ogni un database per tutti i pazienti, dove ogni singolo medico di medicina generale inserisce tutti i dati in maniera standardizzata, nel senso che tutti li inseriscono in maniera uguale. E se si riesce a fare un percorso del genere, sarebbe anche molto più facile dopo capire chi è aderente e chi non lo è. Dall'altro dei miei 41 anni di laurea, che purtroppo sono troppi, non sono tanti, devo dirti che quando io mi sono trasferito da Roma a Latina, pensavo che avrei perso tutti i miei pazienti, e invece sorprendentemente un numero significativo di questi pazienti viene fino a Latina per farsi curare. Questo significa che la territorialità è marginale quando c'è una crisi. Ma la domanda io devo fare un'altra. Tu hai suggerito di fare un database che il medico di base rientra con tutti i dati, che è mirabile in tempo. Io vorrei vedere uno studio che mette a paragone i pazienti trattati da un medico che guarda gli occhi e un paziente che ha un medico che riempie una scheda sul computer mentre lo usa. Io sono sicuro che è uno dei determinanti fondamentali della compliance. Non dite che non sarebbe. Allora, la ringrazio della domanda. E, infatti, nel progetto Più Vita, secondo il PDTA, che è il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, è presente un team di cura. Questo team di cura è formato da un infermiere, il medico di base e il medico specialista. E in un ambito di un lavoro di gruppo, ognuno appunto ha i propri compiti. E il compito di appunto prendere i dati dal paziente è comunque riservato all'infermiere, mentre il medico appunto deve trasmettere una certa emotività, una certa empatia al paziente per anche renderlo più aderente alla terapia. Risposta esatta. Grazie a tutti. Grazie. Siamo il prossimo candidato, Giacomo Press, che ci parlerà di mortalità intra-ospedaliera con un tempo del 2%, una condizione di gestione di tutti e stati con l'Eurosindale. La professoressa e il relatore che chiederà
paziente, in questa tesi invece ci spostiamo un ambito prettamente clinico, ma io penso ugualmente molto importante. Prima ho detto che le malattie cardiovascolari sono arrivate alla fase di morte, però negli ultimi anni abbiamo fatto parte dal gigante grazie al trattamento delle patologie stesse, come per esempio le strategie di prevenzione precoce di infarto del miocardio o le strategie preventive di prevenzione primaria e secondaria. Tuttavia, il problema è che una grossa fetta di pazienti che hanno una malattia cardiovascolare, soprattutto l'infarto, poi sviluppa inesorabilmente un'insufficienza cardiaca. L'incidente di insufficienza cardiaca, purtroppo, il treno non è ancora in riduzione nel tempo, ma anzi tende a aumentare anche per l'aumento dell'età media e perché siamo bravi a trattare appunto delle patologie gravi in acuto. E purtroppo l'insufficienza cardiaca produce una sofferenza più drammatica, quella acuta è una patologia ad elevata mortalità che determina grande numero e elevato di ospedalizzazioni sovraccarico del sistema sanitario nazionale e soprattutto è una malattia che impatta in maniera importante la qualità della vita del paziente. Per tale motivo è fondamentale andare a tipicizzare di nuovo questi malati, cercando di capire quali sono i fattori predittivi per la loro mortalità, di modo da intervenire sui singoli e cercare di prevenirla. E questo è appunto l'argomento di una tesi molto importante, disegnare in maniera buona, per cui devo ringraziare Giacomo, perché Giacomo ha frequentato 2 anni appunto la nostra Lucia Santa Maria Coletti e in maniera attiva lui e Anton Sacco hanno raccolto tutti i dati che hanno dal Davis per fare poi questa analisi importante. Quindi prego Giacomo e Lucia argomento. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Sciarretta per la presentazione. Ringrazio il Presidente di Commissione e la Commissione tutta. Vi presento il mio elaborato di tesi sui fattori predittivi di mortalità intra ed extra ospedaliera in pazienti con scompenso cardiaco acuto con frazione di iniezione ridotta trattati con levosimendan. L'insufficienza cardiaca è una patologia ad elevata morbilità e mortalità ed è definita secondo le linee guida 2021 della Società Europea di Cardiologia come un'alterazione della struttura e della funzione cardiaca che porta all'incapacità del cuore di soddisfare i fabbisogni metabolici. Nella sua forma più classica, questa si presenta con alterazione anterograda, con segni di ipoperfusione periferica e astenia, associata anche ad alterazioni retrograda con congestione venosa, dispnea, edemi periferici e turgore delle vene giugulari. L'insufficienza cardiaca fa seguito a molte patologie cardiache ed è caratterizzata da un numero elevato di ricoveri per riacutizzazioni e si può notare come il 50% dei nostri pazienti vanno incontro al decesso a 5 anni da ricovero. L'insufficienza cardiaca tipicamente è una patologia cronica, ma l'espressione drammatica si caratterizza per la sua riacutizzazione o per la sua nuova insorgenza di una forma acuta. Infatti questa condizione si presenterà con edema polmonare acuto e shock cardiogeno che saranno difficili da andare a trattare. Entra qui in gioco il ruolo di una classe di farmaci che sono gli inotropi, dove esistono diverse categorie, in particolare un farmaco che ha un ruolo importante, rivestito un ruolo importante negli ultimi anni è levosimendan. Questo è anche chiamato Simdax, il suo nome commerciale, e a differenza degli altri farmaci non va ad elicitare un'azione inotropa tramite un'attività simpatico-mimetica, ma attraverso un'attività calciosensibilizzante. Inoltre va a determinare l'apertura dei canali del potassio ATP dipendente, permettendo una miglior sensibilità della proteina sarcomerica e migliorando quindi la contrattilità cardiaca. Inoltre si è visto in diversi studi come questo farmaco vada ad avere dei risultati migliori sia in termini di sopravvivenza, sia in termini di numero di ricoveri. Tuttavia, in una considerevole proporzione di pazienti, l'attività del levosimendan non si associa, si associa a un'assenza di miglioramento terapeutico, perché questo farmaco ha un effetto ipotensivante e quindi determina anche la sua sospensione. Da qui nasce il nostro interesse di andare a ricercare, indagare dei nuovi fattori predittivi di exitus intraospedaliero in questi pazienti trattati con il nostro farmaco.
Infatti, per rispondere a questa domanda, abbiamo condotto uno studio retrospettivo presso il nostro reparto UTIC di emodinamica e di cardiologia dell'ospedale Santa Maria Goretti e abbiamo preso in considerazione una popolazione di 95 pazienti affetti da insufficienza cardiaca acuta con frazione di eiezione ridotta, valutando l'eleggibilità secondo le linee guida della Società Europea di Cardiologia. Di questi pazienti siamo andati a raccogliere i parametri sia al momento del ricovero che dopo la somministrazione dell'Evo Simendam dopo 24 ore e abbiamo visto come i nostri pazienti sono rimasti in vita, 59 sono vivi, 20 sono andati incontro al decesso e follow-up, mentre 16 durante il ricovero. Qui possiamo notare le differenze delle variabili continue e categoriche tra i vivi e i morti e possiamo notare come età avanzata, una pregressa diciamo ischemia miocardica acuta, insufficienza renale cronica e un maggior diciamo, utilizzo di farmaci inotropi durante il ricovero vadano a impattare sulla mortalità intraospedaliera. Inoltre anche come la differenza. Infatti questo studio diciamo, mostra una novità dove la caduta della pressione vada a impattare sulla mortalità intraospedaliera prima e dopo la somministrazione dell'Evo Simendam, mentre non ci sia una correlazione con la mortalità intraospedaliera in termini assoluti della pressione sistolica e diastolica prima e dopo somministrazione dell'Evo Simendam. Questo dato quindi ci diciamo, fornisce una nuova considerazione nei pazienti che noi andiamo a trattare con questo farmaco, in quanto l'effetto ipotensivante che andremo a ricercare non sarà tanto dei valori assoluti della pressione sistolica e diastolica prima e dopo la somministrazione dell'Evo Simendam, ma sarà importante soprattutto la differenza della pressione media o sistolica prima e dopo la somministrazione dell'Evo Simendam. Inoltre, questo risultato è stato anche evidenziato attraverso l'analisi di Kaplan-Meier, dove in verde possiamo notare che i pazienti che avevano un valore al di sotto della mediana diciamo avevano una prognosi diciamo migliore rispetto agli altri pazienti che avevano un superiore. Abbiamo costruito diversi modelli eseguendo una regressione multivariata di Cox e hanno confermato come ancora una volta la differenza di pressione sistolica e media prima e dopo la somministrazione di Evo Simendam va ad impattare sulla mortalità dei nostri pazienti. Inoltre abbiamo visto che c'erano anche altre variabili che si potessero correlare, in particolare lo stemi pregresso. Questo può essere spiegato perché pazienti con una malattia coronarica pregressa hanno una minore tolleranza nel supportare variazioni pressorie perché magari vengono meno meccanismi di compenso a livello appunto cardiaco. Quindi in conclusione questo studio evidenzia per la prima volta come la caduta di pressione prima e dopo la somministrazione di levosimendam sia un parametro importante di mortalità intraospedaliera. Successivamente siamo andati a indagare in quei pazienti che sono sopravvissuti dalla fase acuta se ci fossero dei fattori che potessero correlarsi a una mortalità al follow-up. Infatti è stato evidenziato come fibrillazione atriale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, insufficienza renale cronica in un follow-up mediano di 651 giorni andassero a impattare sulla mortalità. Anche qui abbiamo condotto uno studio eseguendo sempre una regressione multivariata di Cox che ha confermato ancora una volta come fibrillazione atriale, insufficienza renale cronica fossero dei predittori negativi di sopravvivenza. Quindi in conclusione anche questo studio ha evidenziato come queste comorbidità che sono anche molto frequenti in queste popolazioni siano dei fattori prognostici negativi e come magari consigliamo un miglior controllo di queste patologie possiamo magari andare a migliorare la sopravvivenza di questi pazienti. Grazie per la vostra attenzione. Avevo una curiosità, ma è un farmaco che viene utilizzato da solo in associazione con altri? Questo farmaco può essere anche utilizzato con altri farmaci, perché ovviamente questi pazienti affetti da scompenso cardiaco ovviamente dovranno essere gestiti anche con farmaci diuretici e anche a inibitori. Però
cioè, però questo farmaco va ad agire con meccanismi innovativi a livello della contrattilità, e l'effetto appunto avverso che ha questo farmaco è proprio sulla, sull'effetto ipotensivo. Infatti si è visto, che non ho neanche detto, come è sconsigliato nei pazienti che magari hanno una pressione sistolica inferiore a 90 di somministrarlo per l'effetto eccessivo. Però questo studio evidenzia come sia la caduta pressoria, proprio la differenza di la pressione prima e dopo l'evosimen, è un parametro che va ad impattare sulla mortalità. Quindi... Quanto è in percentuale il gain della frazione di iniezione? Cioè, avete valutato più o meno quanto riescono a recuperare? Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, questa popolazione è una popolazione che ha una insufficienza cardiaca acuta con bassa frazione di iniezione, quindi inferiore anche al 30%. Dopo, diciamo, la somministrazione di levosimendam abbiamo visto, non in tutti i pazienti, ma in alcuni, un miglioramento del pari al 5-10%, però appunto questo è il limite del nostro studio, anche che dobbiamo ampliarlo, visto che abbiamo iniziato da 2 anni da parte. Integrare, questo è importante, la valutazione della frazione di iniezione è importante, solo che appunto la frazione di iniezione è un determinato indice di funzione di contrattilità, non è proprio un indice determinato di performance. Quindi in realtà l'effetto del levosimendam va valutato attraverso l'azione digitale a dieta e anche appunto attraverso altri marcatori surrogati, che sono per esempio la scelta e riduzione del DNP, che infatti è una cosa che vediamo e che si osserva in questi malati. Effettivamente, se andiamo a confrontare la frazione di iniezione prima e dopo, la differenza è minima, però quello che si osserva, e si è osservato anche negli studi, è un beneficio importante in termini di miglioramento del compenso dinamico, la riduzione della congestione venosa e riduzione della mortalità se confrontato con i singoli farmaci inotropi che sono per utilizzare. L'importanza del dato intraospedaliero è soprattutto legato al fatto che si è sempre pensato come, questo si è sempre pensato anche nel trattamento del paziente con compenso cardiaco, che di fatto la riduzione della pressione poi fosse di fatto un marcatore, no, di mortalità. Questo non è vero, però noi abbiamo, per rispondere anche alla domanda del Presidente, altri farmaci a supporto del circo, per esempio altri farmaci nordici che possono essere usati. Quello che abbiamo visto è che quasi tutti i pazienti avevano, dopo il trattamento del levosimendam, una pressione sistolica della sopra 90. Tuttavia alcuni sono morti, e quelli che morivano sono quelli che avevano un differenziale pressorico tra prima e dopo la somministrazione. Quindi non è tanto la pressione acquisitiva dopo il trattamento, ma quanto cade, perché anche delle cadute pressorie nel range di normalità vanno a impattare la perfusione di un organo che già non è già come quello appunto è funzionante e che va a inficiare poi sulla ripresa funzionale. Grazie. Il dottor Carletti voleva fare una domanda. Buongiorno, complimenti per la tesi. Volevo sapere se avete utilizzato il vostro farmaco anche i pazienti che presentavano patologie tipo Covid, insomma, quindi è stato un periodo abbastanza impegnativo questo, quindi non ho visto la data, quindi mi scuso per questo, il quale ho fatto la ricerca. Volevo sapere se ci sono delle eventuali controindicazioni associando il Remdesivir o terapia attiva. Grazie. La ringrazio per la domanda, però il nostro studio è avvenuto nel reparto appunto del Goretti di unità terapia intensiva coronarica, e non abbiamo avuto pazienti con Covid, e quindi non posso appunto vedere se c'è una correlazione o un peggioramento con questo farmaco. Diciamo che tutti i pazienti Covid positivi appunto in Italia nelle parti del dottor Carletti. Cioè, non mi vado davanti, insomma, prima di un pronto soccorso, però poi durante il ricovero, effettivamente, no, quindi sarà lui che ci vuole dare la risposta. Quindi, giriamo la risposta. Non
monoclonali sono stati veramente. La domanda è importante, ci sono evidenze che io del parlato del così nel raccolto, so, non so nessuno più, no? Però sicuramente in alcune orologie destre, che poi le cose non le compie della maglia, con le cose che va a impattare quello, insomma, è stato utilizzato. Quindi potrebbe essere una possibilità, ovviamente, se il paziente è ipoteso e non c'è la possibilità di rialzare la pressione, insieme a un po' di nuovo, è un po' difficile dare le dosi nella prospettiva. Grazie. Sono l'ultima candidata, solo per una questione del nostro alfabeto. Il mio nome è Maria Grazia Ravì, che si parla di Chialosi e Sciaro di Mosi, piano del problema di pagamento che no, per indicazioni terapeutiche, il relatore è il professor Gaglio. Presidente, ecco, presentare Maria Grazia, che molto interessante parlo di questa patologia che è stata una patologia rara, però lei una patologia rara ci ha inventato delle cose per dire carina, adesso non voglio togliere la scena per cercare di ampliare la casistica, ma molto importante è dire che comunque il polo puntino che diciamo sul lato della patologia dei ganglio salivari noi siamo diventati di riferimento anche nazionale, so che ci occupiamo di questa patologia in questo modo e siamo gli unici che fanno un corso di formazione per specialisti sull'endoscopia degli ganglio salivari da 12 anni, quindi questa è una cosa importante. Ma poi essendo una patologia in cui dovrebbe essere frequente nei pazienti diabetici, pazienti con problematiche di barramento, avendo il centro di c'è variabile, insomma, è stato un punto a favore di questa tesi. Quindi, la ragazza si può spiegare cos'è che facciamo le nostre schiavosi delle grandi sanitarie. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Gallo per la presentazione, il presidente di commissione e la commissione tutta. La cialosi è un ingrossamento delle ghiandole salivari maggiori, principalmente della parotide, che presenta un carattere cronico recidivante, ma non è di natura infiammatoria né neoplastica, né tantomeno influisce sulla funzione ghiandolare. È espressione di un'ipertrofia che origina, a livello citoplasmatico, da un infarcimento di granuli di zimogeno a livello degli acini parotidei. Una ghiandola affetta da cialosi, infatti, presenta sempre cellule acinari più grandi di 2-3 volte il normale valore, arrivando a misurare anche 50-100 micron di diametro, laddove il normale valore non dovrebbe superare i 40. Benché sia classificata il più delle volte come idiopatica, in realtà risulta associata, in un buon 50% dei casi, a patologie sottostanti, come il diabete, la cirrosi epatica, disturbi del comportamento alimentare, quali obesità, malnutrizione e soprattutto bulimia nervosa. Si parla proprio in questo caso di work hypertrophy theory, in cui la ripetuta intensa stimolazione della ghiandola ne causerebbe questo rigonfiamento, questa ipertrofia. La diagnosi di cialosi si avvale ovviamente in primis dell'anamnesi, che rivela un'insorgenza progressiva e un carattere indolente, e dell'esame obiettivo, che attraverso l'ispezione rivela un ingrossamento tipicamente bilaterale e attraverso la palpazione bimanuale permette di saggiare la consistenza ghiandolare, nonché l'appropriatezza della secrezione salivare. Le indagini strumentali che altresì consentono la diagnosi sono l'ecografia, la risonanza, la TAC, e recentemente è stata valutata anche l'appropriatezza della scioloendoscopia. La scioloendoscopia è appunto uno strumento che permette di incanulare il dotto di Stenone, consentendo un approccio non solo diagnostico ma anche terapeutico nei confronti di diversi disturbi ghiandolari. Permette infatti di risolvere eventuali stenosi, di rimuovere detriti e tappi salivari e calcoli, inducendo una riduzione del volume ghiandolare, nonché la risoluzione di eventuali sintomi algici. E nel nostro studio ci siamo focalizzati proprio sull'applicazione della scioloendoscopia come gestione della cialosi, in quanto attualmente le principali azioni terapeutiche sono di natura prettamente demolitiva o invasiva. Si parla infatti di legatura del dotto di Stenone, di neurectomia timpanica, perfino di parotidettomia totale. Approcci questi che sono assolutamente ingiustificati, in quanto la ghiandola è perfettamente funzionante e soprattutto è affetta da una condizione benigna. Inoltre, tali metodiche non sono scevre da potenziali complicanze acute, transitorietà dei risultati e anche nel caso di parotidettomia totale, da lesione del nervo facciale. Da qui, gli obiettivi del nostro studio sono stati effettuare un confronto con la letteratura sulla frequenza di diagnosi sul territorio italiano, studiare la fattibilità, l'efficacia e la proprietà della scioloendoscopia per il trattamento della cialosi, e valutare le complicanze perioperatorie e outcome soggettivi e oggettivi nell'immediato postoperatorio e a distanza.
Il nostro quindi è stato uno studio prospettico che si è svolto in più tempi. Nel primo abbiamo selezionato randomicamente 100 specialisti tra diabetologi, gastroenterologi e medici dietologi che abbiamo contattato per ricavare una stima media della diagnosi di cirrosi in Italia e inoltre abbiamo fatto una ricerca all'interno di specifici gruppi di pazienti diabetici e con DCA proprio per indicare la presenza di pazienti con cirrosi correlata a tali patologie. Inoltre abbiamo fatto una revisione degli accessi alle UOC di diabetologia e di chirurgia generale, in particolare di chirurgia bariatrica degli ospedali Goretti e Icot di Latina, proprio anche qui per indicare per indagare la presenza di pazienti con cirrosi associate a tali specifiche condizioni. E infine il nostro studio si è svolto all'ospedale Fiorin di Terracina, che ha coinvolto due pazienti, entrambi di sesso femminile, per un'età media di 33 anni, in un periodo compreso tra gennaio e luglio 2021. Entrambe le pazienti sono state sottoposte a una visita ORL completa e a una risonanza che ha permesso di confermare la diagnosi di cirrosi. Anche i criteri di inclusione ed esclusione sono stati soddisfatti e dopodiché abbiamo proceduto con l'esame scialo endoscopico previa anestesia locale. Come si vede nel video, ridotto meramente per questioni di tempo, la papilla duttale è stata individuata e incanulata. La prima porzione del dotto è stata dilatata utilizzando delle sonde di diametro sempre crescente e l'unità è stata fatta avanzare utilizzando al contempo un'irrigazione continua di soluzione idrosalina fino al raggiungimento di dotti di terzo e quarto ordine. Quindi gli addensamenti salivari sono stati rimossi, così come i detriti, epiteliocerosi e i mucus plugs, e anche le piccole stenosi sono state risolte grazie proprio alla forza della pressione idrostatica. Le nostre pazienti sono poi state controllate a 30 e 60 giorni dall'intervento. Subito dopo la fine della procedura abbiamo valutato l'esperienza globale soggettiva e in particolare il livello di nervosismo prima dell'operazione e il livello di disagio durante la procedura. Inoltre abbiamo valutato l'intensità di dolore e tumefazione fisiologica, in questo caso in quanto dovuta alla procedura stessa, nell'immediato postoperatorio mediante una scala VAS da 0 a 10 e una scala VRS. Nei risultati a distanza, nei follow-up successivi avvenuti telefonicamente, abbiamo chiesto in modo colloquiale se l'intervento fosse stato effettivamente risolutivo, se le pazienti fossero disponibili eventualmente a ripetere la procedura qualora si fosse reso necessario e se secondo loro questa potesse essere consigliabile ad altri portatori della medesima condizione. Allora, questi intanto sono i risultati dei primi due punti citati. Dei 100 specialisti contattati, in 42 hanno risposto e di questi solo il 2,56% ha dichiarato di aver documentato nella propria esperienza dei casi di cirrosi. Per quanto riguarda poi la ricerca online, nei gruppi specifici con pazienti diabetici e con disturbo del comportamento alimentare è stato possibile individuare 7 pazienti con cirrosi, tutte di sesso femminile e con un'età media di 29 anni. Poi, per quanto riguarda le UOC di diabetologia e chirurgia bariatrica degli ospedali di Latina, la cialosi non viene mai documentata nelle revisioni che abbiamo preso in esame. Nell'immediato postoperatorio, invece notiamo intanto come dolore e tumefazione abbiano avuto un andamento molto simile, ovvero hanno interessato entrambe le pazienti con un dolore di intensità media sul totale della scala VAS pari a 7,5 per una durata media di 1,5 giorni, mentre la tumefazione ha avuto un valore medio di 6,5 per una durata media di 2 giorni. Nei risultati a distanza di 30 e 60 giorni da ogni intervento, invece vediamo come ovviamente dolore e tumefazione abbiano avuto una risoluzione totale. Mentre per quanto riguarda la cialosi, entrambe le pazienti hanno sperimentato un miglioramento clinico e sintomatico, nonché una riduzione del volume di entrambe le regioni parotidee e una risoluzione dei sintomi algico-tensivi, esprimendo quindi un buon livello di soddisfazione in relazione all'esito della procedura. Come vediamo, nel secondo caso c'è stato un transitorio aumento delle dimensioni della ghiandola, aumento che è correlato in questo caso all'assunzione di cibo a carattere particolarmente acido, gonfiore poi che si è risolto spontaneamente subito dopo la sospensione dell'alimento. Quindi l'intervento si è dimostrato in entrambi i casi tollerabile, sicuro, efficace e conservativo. E questa è la foto inviataci da una nostra paziente che mostra chiaramente la differenza del volume ghiandolare prima dell'operazione e a 2 mesi di distanza. Concludo dicendo che nonostante una popolazione di numero ridotto, la cialendoscopia per il trattamento della cirrosi, delle ghiandole salivari maggiori e in particolare della parotide può essere un'opzione terapeutica efficace e mini-invasiva, ma soprattutto in grado di preservare la ghiandola. Inoltre, essendo una procedura ambulatoriale, eseguibile in anestesia locale, economica e scevra da complicanze maggiori, potrebbe rappresentare una valida alternativa alla tecnica chirurgica di parotidectomia. L'intervento ha infatti permesso ai nostri pazienti di ottenere i risultati attesi senza complicanze maggiori o recidive permanenti, portando loro a esprimere un medio-alto livello di soddisfazione in relazione all'esito della procedura, tale da rendere la stessa consigliabile ad altri portatori della medesima condizione, proprio in quanto si è verificato un miglioramento della loro qualità di vita.
L'ultima cosa è che l'efficacia della sciogliente endoscopia da noi sperimentata merita sicuramente degli studi futuri. Come ho detto, la popolazione di numero ridotto rappresenta il principale limite dello studio e proprio in tal senso, data la rarità della sialosi, ma soprattutto la difficoltà di reperimento di pazienti, nonché la relativa scarsità di dati presenti in letteratura, sarà altresì fondamentale integrare i dati che oggi abbiamo a disposizione con le conoscenze che saranno poi acquisite in futuro e messe in atto nella pratica medica da clinici e chirurghi. Grazie. Per i tempi, un video. Ci sono domande? Qual è stato poi il follow up di questo effetto? Vi aspettate recidive della patologia? Allora, grazie per la domanda. Allora, per quanto riguarda le recidive, in realtà seguirà ovviamente un follow up nel tempo, perché ovviamente ci rendiamo conto che 60 giorni non sono ovviamente sufficienti per porre delle per dire nulla in pratica. Ovviamente noi non ci aspettiamo delle recidive, in quanto al momento abbiamo notato che nelle nostre pazienti ci sono state delle recidive transitorie, ma dovute appunto ad un comportamento alimentare specifico. La stessa cosa avviene anche nei pazienti che fanno parte della popolazione bulimica o in quelli obesi. Obesi che non solo in quanto portatori proprio di obesità, ma anche quelli sottoposti a chirurgia bariatrica. Si è visto infatti che in un 30% dei casi di questi pazienti si hanno dei casi di sialosi che ritorna proprio dovuta ad episodi di vomito sia autoindotto in caso di pazienti con bulimia, ma nei casi di pazienti bariatrici magari per un'errata condotta o perché comunque serve del tempo affinché l'organismo si adegui, insomma. Quindi le recidive non sarebbero contemplate qualora si segua, insomma, un comportamento, diciamo, che non vada a indurre una stimolazione disordinata da parte della ghiandola della produzione salivare. È molto interessante. Io ho delle curiosità. Uno, quali sono i meccanismi un po' che vanno a limitare l'obesità, appunto alterazioni dell'alimentazione, del comportamento alimentare e sialosi, e l'altro, ciò che la sialosi è anche una certa iniziativa da alcuni farmaci, quindi volevo sapere se questo può avere un impatto nel vostro studio. E poi, sembra una patologia benigna, mi chiedo se in realtà poi rappresenta un fattore di rischio per qualche cosa, insomma, che poi può insorgere dopo, in termini di plastica, Parto dalla fine. Per quanto riguarda la sialosi, è una condizione per definizione benigna che non comporta rischio per altre patologie di altro tipo. Diciamo che principalmente e viene segnalata quanto più per un disagio a livello estetico. La popolazione infatti che più spesso si rivolge al medico è quella proprio bulimica, proprio perché è la popolazione più colpita dal risvolto estetico di questa patologia. Per quanto riguarda l'associazione con farmaci, sì, c'è un'associazione con antipertensivi e anche ci sono stati dei casi con acido valproico, associati ad acido valproico. La prima domanda non ricordavo. Perché appunto c'è un comportamento di interazione? Sì. Ci sono diverse teorie. Come ho anticipato precedentemente, all'inizio si parla di work hypertrophy theory, in cui proprio la ripetuta stimolazione della ghiandola causerebbe questa ipertrofia a causa di questi in realtà ci sono a livello più specifico, molecolare, ci sono due ipotesi principali. La prima suppone che ci siano dei difetti, dei meccanismi di esocitosi dalle cellule acinari, che quindi ritengono questi granuli secretori. La seconda invece è correlata all'ipotesi delle acquaporine. Si è visto che infatti le acquaporine sono quelle deputate appunto al riassorbimento di acqua all'interno dei dotti, e a qui si è arrivati perché è stato notato che in pazienti con diabete insipido, quindi centrale, trattati con ADH esogena, si è verificato il fenomeno della sialosi. E quindi questo qui, andando poi nelle biopsie, andando a colorare i preparati con le colorazioni per l'acquaporina 5, si è proprio visto che c'è un coinvolgimento delle stesse. Quindi queste qua sono le due ipotesi principali. Grazie.
completamente in familiarità con componenti genetiche, completamente esclusa? Questo in realtà non ci sono ancora degli studi che hanno smentito o dimostrato questa associazione. Sottolineo che al momento in Italia quantomeno non ci sono delle statistiche, delle casistiche ampie. Per noi veramente queste qua sono tra le prime che stiamo cercando di ricreare. Al momento non c'è un'associazione diretta con una familiarità. Non c'è dimostrata alcuna familiarità, anche perché a quanto pare la cialosi deriverebbe da condizioni che vengono anche acquisite, nel senso come possono essere appunto dei disturbi del comportamento alimentare, quindi in seguito ad atteggiamenti acquisiti, non prettamente ereditari quantomeno. E sulla base di questo il fatto che alcuni comportamenti alimentari come la bulimia tendono ad essere più frequenti nel genere che significa che dobbiamo, insomma, la frequenza è casi. Allora sì. Sì. Allora, ma la frequenza maggiore all'interno della popolazione femminile non è tanto per il sesso femminile, quanto proprio perché queste patologie si sviluppano più frequentemente in questo tipo di popolazione, in questa popolazione di pazienti, perché in realtà la cialosi in sé non ha una preferenza di sesso. Quindi è proprio la frequenza della patologia di base che è detta poi la frequenza della cialosi. No? Io trovo l'associazione con l'obesità e mi fa subito pensare se ci possa essere un ruolo di una microbiota buccale che, sebbene non ci sono eventi infiammatori, però un'alterata composizione di microbiota buccale, essendo questi molto spesso pazienti obesi, potrebbe avere un ruolo in quello che sembra essere il problema di passaggio alla smembrana di tipo la fine. Grazie, professor Centanni. Tra l'altro questo è un aspetto che io tratto all'interno della tesi, non ho mostrato proprio per questioni di tempo. Comunque, sì, sicuramente c'è un'influenza del microbiota, anche perché in queste popolazioni di pazienti bulimici, ci sono proprio delle variazioni che sono dimostrate. Ad ogni modo, come associazione si è mostrata in quella dei pazienti obesi e sottoposti a chirurgia bariatrica, un'associazione non tanto con il microbiota, ma con l'erosione dentale, dello smalto dentale. Non ci sono dei numeri precisi, però è un'associazione che sicuramente esiste. Per quanto riguarda poi a livello elettrolitico, ionico, si è visto che la saliva prodotta dai soggetti con cialosi non presenta grandissime differenze con quella secreta dai soggetti normali. Nella concentrazione è sempre una saliva di tipo ipotonico, infine. Anche le concentrazioni di amilasi salivare non hanno particolari differenze rispetto a quella appunto dei soggetti normali, quindi questo porta proprio a presumere un'origine che sia più alta, proprio a livello della ghiandola stessa. Abbiamo finito la parte delle presentazioni, quindi adesso inviterò la commissione per la valutazione finale e prego la Rea di rimanere qui nell'aula per la programmazione. Grazie. Thank you.
Grazie.
Grazie.
Allora, abbiamo finito la parte dedicata alle presentazioni, quella della valutazione, quindi immagino che i candidati siano un po' più rilassati e quindi quelle tensioni che c'erano prima dovrebbero essere diminuite. Quindi ci possiamo lasciare qualche minuto a qualche considerazione da fare insieme. Intanto faccio i complimenti ai candidati che hanno lavorato per le reti e le presentazioni e come hanno risposto alle domande. Come avete visto, la commissione non ha speso molto tempo nella valutazione finale perché vi ha considerato tutti un punteggio massimo, vi ha attribuito a tutti un punteggio massimo meritato, io meritato per tutti, quindi complimenti. Complimenti anche perché avete svolto la tesi in un periodo non semplice, non semplice. Avete probabilmente la maggior
parte di voi dovuto inseguire pazienti che avete dovuto fare ovviamente negli ospedali che stavano ovviamente a larga e sicuramente avete avuto delle difficoltà nel reperire l'identità. Ricordo a tutti che da non molto tempo la seduta di laurea definisce non solo il titolo di dottore in medicina, ma dà anche l'abilitazione alla professione medica. Questo, insomma, grazie a battaglie che si sono portate avanti, grazie, posso dire, anche al contributo del nostro corso che ha integrato la medicina generale da anni, ormai da anni nel questo significa che i candidati hanno svolto il loro tirocinio valutativo, che è un tirocinio di 6 mesi, durante il corso di laurea. E loro l'hanno svolto in pieno pandemia da Covid. Quindi questo ha creato delle difficoltà di gestione sicuramente del corso di laurea, ma delle difficoltà ai singoli candidati. Che si trovavano reparti chiusi per il Covid, si trovavano a dover spostare il tirocinio, quindi la programmazione della propria vita, come ahimè siamo stati costretti un po' a fare tutti noi nell'ultimo periodo. E quindi essere riusciti a portarli alla laurea è anche un vanto dal punto di vista, diciamo così, istituzionale, perché alla fine siamo riusciti a risolvere quei piccoli grandi problemi sempre legati a questo periodo. E proprio perché è diventata una laurea abilitante, adesso do la parola al dottor Carletti, che qui sono il rappresentante degli ordini di medici, perché ripeto, finita la programmazione, loro saranno dei medici con la capacità di abilitazione per svolgere la professione. Grazie, vi ruberò pochissimo tempo. Complimenti per ringrazio innanzitutto i professori che accettano l'ordine dei medici per questi pochi minuti e ringrazio voi perché francamente oggi mi è sembrato di ritornare all'università, insomma, tra virgolette. Ho sentito il trattato del Teodori e il trattato di chirurgia, per cui io vengo volentieri per stare accanto a voi. E se dovessi portare la mia esperienza di clinico con una sola parolina, direi che avete avuto molta pazienza, siete stati molto pazienti i candidati, pazienti per aver intrapreso un corso di laurea così difficile, pazienti perché siete stati accanto ai professori, e pazienti perché questa qualità della mente, che è una qualità molto importante della mente, la dovete poi applicare nella vostra pratica, quindi dovete essere pazienti soprattutto nei confronti delle donne, dei pazienti disabili, dei bambini, quindi dovete essere pazienti nei confronti dei più deboli. Ed è questa la qualità che questa aspettabile università, così prestigiosa in tutto il mondo, che la Sapienza, vi dà un oggetto che è la vostra tesi importante per poter esercitare la vostra professione in maniera così bella. Ma sono stati anche pazienti i vostri genitori che vi hanno assistito durante tutto il corso di laurea, sono stati i pazienti professori che vi hanno aiutato e stimolato ad andare avanti nella vostra continua ricerca. E quindi vedete, ad esempio, la pazienza è anche una qualità, è la suprema qualità che è diciamo diffusa da tutte le religioni, dal cristianesimo al buddismo all'islamismo. Quindi è una parola importante, vi invito come questa piccola esperienza, seguite anche i vostri maestri. Io seguo personalmente il mio maestro da 35 anni e francamente ha pazienza sia lui che mi ascolta e sia io che lo seguo. Quindi questo è la mia personale considerazione. La pazienza trascina inoltre la perseveranza e la compassione, cosa che dovete sempre tenere presente davanti quando avete un paziente che,
che è moribondo oppure un paziente che si rivolge a voi con molta pazienza. E questa è la mia conclusione personale, quindi chiudo qui. Adesso il ruolo istituzionale dell'ordine, in due parole, l'ordine serve per due cose essenzialmente, per tutelare il paziente e per tutelare il medico. L'ordine dei medici di Latina ha circa 3.600 iscritti, è un ordine attivo, non ha debiti, perché, ed è un ente statale, quindi noi rispondiamo allo Stato, alle leggi dello Stato. Veniamo eletti dai colleghi medici e l'ordine si occupa attivamente di essere presenti in queste riunioni e di continuare a unire praticamente voi che vi siete laureati con il mondo del lavoro. Tutela il cittadino, perché se un medico sbaglia scrive una lettera all'ordine, l'ordine richiama il medico, ma l'ordine tutela anche dall'abusivismo edilizio. Pensate ad esempio quanti professori vengono chiamati professori e non sono professori, oppure quanti studi medici e dentistici aprono senza essere abilitati come voi, che avete sudato per prendere questo e avete dedicato molto tempo per questa cosa. Quindi, ma tutela anche il medico da ad esempio il medico tutela il medico in senso molto positivo da parte sia come iscritti, perché verrete iscritti all'ENPAM. Una volta che voi vi iscrivete all'ordine dei medici, automaticamente siete iscritti all'ente nazionale previdenza assistenza medica, e questo vi garantisce una copertura, diciamo, anche pensionistica tra virgolette. Quindi l'ordine è importante, è un organismo importante, collabora con l'università sostenendo delle iniziative importanti, sponsorizzando anche dei convegni, e si batte anche per queste cose. L'importante, ecco, che la vostra professione, vi faccio i miei migliori in bocca al lupo anche da parte di tutti i consiglieri e dal presidente, che oggi non è potuto essere presente, perché l'ordine vi accoglie, insomma, lì troverete tutte le informazioni e la nostra porta è sempre aperta. Grazie. Grazie Massimiliano, abbiamo avuto l'onore di avere il presidente ieri in tutte e due le sedute di aula, mattina e pomeriggio, sembra che non gli abbia dato. Quindi, allora, adesso chiedo alla commissione di alzarsi e iniziamo a parlare. Siamo in casa, sempre in difficoltà, che non stanno in piedi, non ci sento più. In casa in Viano, la commissione ha valutato il tuo percorso accademico, la tua attività di laurea, e con i poteri conferitemi dalla magnifica rettrice della Presidenza Università di Roma, chiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 99 su 110. Siamo nelle grazie da lì. La commissione, ringrazio la commissione, ha valutato il percorso curriculare accademico, l'ha ipoteticamente di laurea, e con i poteri conferiti alla ministra del Ministro della Presidenza dell'Università di Roma, dichiaro il dottore di cinesia con la votazione di 100 su 100. Ramadani Riccardo, la commissione ha valutato costantemente la tua carriera accademica e il piano di laurea, e con i poteri conferiti dalla magnifica rettrice della Presidenza dell'Università di Roma, dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 101 su 110.
Siamo Mattiacomo e Francesca. Francesca, la commissione ha valutato positivamente il tuo curriculum accademico sull'esame di laurea, con i poteri materiali analitica rispetto della presidenza dell'Università di Roma, di dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 105 su 110. Siamo Capo Rotondi Benedetta. La commissione ha valutato positivamente il suo curriculum accademico, il suo esame di laurea, e con i poteri conferiti dalla ministra Rettiglio della Presidenza dell'Università di Roma, si dichiara dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110 e no. Giacomo, la commissione ha valutato positivamente il suo curriculum accademico, il suo esame di laurea, con i colleghi conferiti dalla ministra della Presidenza dell'Università di Roma, si dichiara dottore di medicina e chirurgia con una dotazione di 110 su 110. Giacomo, la commissione ha valutato positivamente il progetto accademico, l'esame di laurea, con i poteri conferiti dalla medica rettrice della Presidenza dell'Università di Roma, dichiarato dottore in medicina e chirurgia, con la votazione di 110 su 110 e no. Siamo Ottenaro Beatrice. La commissione ha valutato positivamente il suo curriculum accademico sull'esame di laurea e con i poteri conferiti nell'analitica e scritta della Presidenza dell'Università di Roma, di dichiaro dottore in medicina e chirurgia con la votazione di 110 su 110. Allora, è tradizione nel corso di laurea in medicina, in medicina, che alla fine della programmazione venga letto il chiarimento. Viene letto dal candidato, che ha visto l'attività curricolare, il percorso curricolare con un punteggio più alto, ovviamente in rappresentanza di tutti i candidati. E questo soprattutto per la platea è un atto simbolico di tradizione che viene fortemente comunque mantenuto nella facoltà di medicina, ma sentirete nel testo del giuramento alcune affermazioni oramai superate un po' dei tempi, un po' dalla ovviamente legislatura corrente, quindi dovete immaginare questo atto come un impegno dei candidati, dice come rappresentante, cercheranno di dare alla comunità tutta, di cercare di essere dei buoni medici, di avere una buona empatia con i propri pazienti e di curarli nel miglior modo possibile. Quindi, chiedo a Beatrice Osternato, no, l'avevo detto, professore, che l'avrei sbagliato di nuovo, e così ho fatto. Mi do il giuramento che in rappresentanza ovviamente. Io in realtà avrei una richiesta. Vorrei chiedere se fosse possibile condividere la lettura con un altro degli studenti. Io mi dispiace di non è possibile che
il testo ha una continuità nella sua interezza, per cui preferisco non accettarlo in onda. Tu sei in rappresentanza di tutti loro, quindi visto che non possiamo ovviamente avere tutti in coro, ma per cercare di poi sei in rappresentanza di tutti, non a caso loro hanno in mano il mio strumento, non a caso sono rivolti verso la platea, perché quello che tu dici è quello che loro stanno mentalmente. Prego. Affermo con giuramento per Apollo Medico e per Esculapio, per Igea e per Panacea, e ne siano testimoni tutti gli dèi e le dee, che per quanto me lo consentiranno le mie forze e il mio pensiero, adempirò questo giuramento che prometto qui scritto. Considererò come padre colui che mi iniziò e mi fu maestro in quest'arte, e con gratitudine lo assisterò e gli fornirò quanto possa occorrergli per il nutrimento e per le necessità della vita. Considererò come miei fratelli i suoi figli, e se essi vorranno apprendere quest'arte, insegnerò loro senza compenso e senza obbligazioni scritte, e farò partecipi delle mie lezioni e spiegazioni di tutta intera questa disciplina, tanto i miei figli quanto quelli del mio maestro, così i discepoli che abbiano giurato di volersi dedicare a questa professione, e nessun altro all'infuori di essi, e nessun altro all'infuori di essi. Prescriverò agli infermi la dieta opportuna che loro convenga per quanto mi sarà permesso dalle mie cognizioni, e li difenderò da ogni cosa ingiusta e dannosa, giammai mosso dalle premurose insistenze di alcuno, propinerò medicamenti letali, né commetterò mai cose di questo genere. E per lo stesso motivo, non mai ad alcuna donna suggerirò prescrizioni che possano farla abortire, ma serberò casta e pura da ogni delitto, sia la vita, sia la mia arte. Ne opererò i malati di calcoli, lasciando tal compito agli esperti di quell'arte. In qualsiasi casa entrato, baderò soltanto alla salute degli infermi, rifuggendo ogni sospetto di ingiustizia e di usata corruzione, e soprattutto dal desiderio di illecite relazioni con donne o con uomini, sia liberi che servi. E tutto quello che durante la cura, ed anche all'infuori di essa, avrò visto e avrò ascoltato sulla vita comune delle persone e che non dovrà essere divulgato, tacerò come cosa sacra. Che io possa, se avrò con ogni scrupolo osservato questo mio giuramento senza mai trasgredirlo, vivere a lungo e felicemente nella piena stima di tutti e raccogliere copiosi frutti della mia arte, che se invece lo violerò e sarò quindi spergiuro, possa capitarmi tutto il contrario. Voglio ai candidati di emozionarsi durante la loro vita, come si è emozionata la collega. Perché fa parte della vita, insomma, quello che forse ancora si tiene a galla. Ringrazio tutti, faccio un grosso bocca al lupo ai candidati, ai colleghi, ai giovani colleghi, anche perché loro sanno bene, almeno è un inizio della laurea in medicina nel percorso dell'attività medica, quindi insomma andiamo nel bocca al lupo per le scuole di specializzazione. Faccio i complimenti a tutti i parenti presenti, ovviamente collegati in telematica, e chiudo la terza di là. Grazie.